viene al mio fianco. Ci parla in primo luogo Alberto Luongo dell'Università di Milano Statale. Sì. E l'argomento che affronta è la domanda d'arte delle istituzioni religiose e assistenziali. Prego Alberto, a te. Sì. Allora, grazie. Per cominciare con un riferimento alla già citata opera di Richard Goldwaite, quella del 93, la mia sarà una relazione prettamente discorsiva su un tema molto complesso e potenzialmente molto vasto, cioè la domanda di opere d'arte, nel senso lato che più volte è emerso nelle relazioni della mattina, nei contesti religiosi e assistenziali toscani. Anche religiosi è un aggettivo che rimanda a un sostantivo, religione, altrettanto complesso, ma che in questo, insomma, nel contesto della mia relazione ho voluto scegliere perché, poi spero si capisca perché, ecclesiastico mi sembrava troppo limitante e limitato. Quindi religiosi e assistenziali toscani, domanda che, lo vedremo, è difficilmente scindibile da quella di provenienza laica. Non dunque i risultati di una ricerca originale, né tantomeno un tentativo di bilancio storiografico, ma piuttosto un'esposizione di alcuni dei temi di indagine più importanti e di alcuni possibili spunti per un loro approfondimento futuro. Preciso subito che, per manifesta incapacità, non mi azzarderò neanche lontanamente a produrmi in analisi di carattere stilistico o storico-artistico sulle opere che citerò, limitandomi, quando necessario, a vaghi cenni di inquadramento, secondo quanto ho rinvenuto nei testi di chi è senz'altro più competente. Un tono discorsivo, dicevo, come quello che si attribuì per l'appunto lo stesso Goldwaite, attirandosi per questo anche non poche critiche, le più note delle quali sono forse quelle a suo tempo avanzate da Loro Martinez. Benché forse non tutte le osservazioni di Martinez siano da trascurare, esse sono state inserite in un contesto espressivo dai toni, a mio parere, forse eccessivamente accesi. È risaputo che lo studioso americano accusava Goldwaite e Lisa Jardine, autrice di un altro volume sui consumi, di aver proiettato nel passato il consumismo reaganiano dell'America degli anni Ottanta. Se dopo 30 anni siamo ancora qui a parlare di questi temi è perché evidentemente quegli studi e altri contemporanei o successivi non erano del tutto frutto di anacronistici abbagli, ma seppero probabilmente intuire l'esistenza di fenomeni che certamente andavano, e secondo me andrebbero ancora, dettagliati da ulteriori ricerche specifiche. Ma procediamo con ordine, proviamoci almeno. Per quel che riguarda il mio tema, la tesi di Goldwaite è riassumibile come segue. Tra XIII e XV secolo, Roma, la Toscana e l'Umbria, seguite dall'Italia settentrionale dal XV secolo, conobbero un sensibile e progressivo aumento della domanda di immagini liturgiche che popolò le chiese di affreschi, ancone, polittici, pale d'altare e quant'altro, e al parallelo e conseguente crescere della richiesta degli inscindibili oggetti facenti parte dell'apparato liturgico, libri, calici, patene, turiboli, tabernacoli. Tre sarebbero stati i processi, tra loro inizialmente indipendenti, che si sarebbero fruttuosamente incrociati. Una sempre più accentuata diffusione della ricchezza al di fuori dei gruppi sociali tradizionalmente più agiati, ha ragione Martinez nel dire, forse ha ragione, che il consumismo trequattrocentesco non può essere stato il motore dell'economia, l'abbiamo visto anche stamattina, in un contesto preindustriale, e infatti parliamo preferibilmente di maggiori possibilità di spese oltre la sussistenza. Secondo processo, la continua crescita della demografia ecclesiastica, tutt'altro che interessata dagli scossoni demografici del 300 in relazione al numero delle nuove fondazioni. Per non citare che qualche dato, il dispiegarsi in molti ordini dei fermenti osservanti portò i conventi francescani, sia osservanti che conventuali, a raggiungere la cifra di 1200 tra fine 300 e inizio 500, senza citare i minimi di San Francesco di Paola e i Cappuccini, mentre nello stesso periodo i conventi domenicani si attestarono sulle 300 unità, 100 in più di quelli agostiniani. Serviti, carmelitani, umiliati completavano il quadro. Tra i monaci basti l'esempio degli olivetani, passati dai 30 monasteri nel 300 a 200 nel 1500. Ma si potrebbero menzionare anche camaldolesi, certosini e altri.
Il terzo processo, che menziono qui senza occuparmene poi più, è rappresentato da innovazioni tecniche come la pittura su olio, che diminuì i prezzi e velocizzò i tempi di esecuzione dei dipinti, o come l'uso della terracotta smaltata per le sculture, altro agente che influì su una compressione dei costi. Come sostenuto anche dal Vasari, mercati particolarmente dinamici come quello fiorentino avrebbero fornito lo stimolo per la nascita e la diffusione di nuove tecniche. La combinazione di questi tre processi avrebbe dunque incrementato la domanda di servizi religiosi da parte del laicato, che avrebbe a sua volta indotto gli enti religiosi ad attrezzarsi materialmente per farvi fronte. Le messe votive in suffragio dei defunti furono il perno attorno al quale questa domanda ruotava, essendo necessari per il loro svolgimento altari, immagini votive, oggetti liturgici e decorazioni varie, fino alla costruzione dentro le chiese di veri e propri spazi autonomi dedicati ai committenti più facoltosi, le cappelle. Ad intercettare questa domanda e in una certa misura a personalizzarla furono anche altre istituzioni in netta proliferazione negli stessi secoli, come le confraternite, gli ospedali e più tardi i monti di pietà, anch'esse bisognose di spazi liturgici per espletare le loro specifiche funzioni di devozione e assistenza. Tra 3 e 400 le chiese delle città toscane sembrano dunque essersi popolate di tombe e cappelle commemorative che servivano a ricordare ai vivi il loro dovere di pregare per i relativi defunti, un'esigenza che gli ordini mendicanti seppero accogliere vigorosamente e che contribuisce in buona parte a spiegare, secondo Goldthwaite, la loro proliferazione. A Firenze, Bardi e Peruzzi iniziarono a costruire le loro cappelle nel transetto di Santa Croce, mentre i non meno ricchi Alberti finanziarono anche l'altare maggiore. I medici occuparono la sacrestia di San Lorenzo, mentre i pazzi la sala capitolare di Santa Croce. Famiglie meno importanti dovevano accontentarsi di cappelle ricavate nel perimetro interno delle navate, che, a seconda dei mezzi e delle volontà dei testatori, potevano diventare opere d'arte di alto livello commissionate ad artisti come Brunelleschi. Un solo esempio, quella dei Barbadori a Santa Felicita. Proprio Brunelleschi, nel pensare le chiese che andava a costruire, prevedeva fin da subito la presenza di più cappelle. Anche qui Goldthwaite riporta dati interessanti: 8 intorno alla rotonda di Santa Maria degli Angeli, 16 lungo le navate di San Lorenzo, 38 nella conferenza di Santo Spirito. Si calcola che nel 400 il numero complessivo delle cappelle fiorentine fosse 600, esclusi gli altari semplici. Almeno dal 300 la parola cappella può designare tanto lo spazio edificato quanto il corredo liturgico in esso contenuto, principalmente proprio l'altare. Stemmi, motti o figure dei committenti e delle loro famiglie trovavano spesso spazio nelle varie componenti dell'apparato liturgico, al fine di costituire un promemoria per i celebranti che si sperava eterno. La compravendita, la ristrutturazione o l'ampliamento delle cappelle forniva ulteriore stimolo al relativo mercato, che poteva trovare nei committenti più ricchi anche più occasioni di lavoro contemporaneamente, qualora essi volessero moltiplicare quantitativamente e qualitativamente le loro speranze di accedere il prima possibile al Regno dei Cieli. In quel caso, infatti, ci si premurava di assicurarsi messe di suffragio in più chiese, oltre a quella mendicante, come quella parrocchiale, o in ambito rurale. Il tema della committenza sacra in ambito rurale potrò affrontarlo solo marginalmente, ma dico subito che è una pagina che a mio avviso costituisce un certo interesse. Con la proliferazione delle cappelle, per inciso, andava ad incrementarsi anche il numero di giuspatronati e di relative clientele, formando di fatto canali di reclutamento paralleli che, come ha mostrato Roberto Bizzocchi, portarono nel corso del 400 più di un terzo delle chiese fiorentine, comprese quelle rurali, a finire in mano a privati, oltre che alla moltiplicazione dei canonicati nei capitoli cattedrali. Si tratta di quel clero per i morti, secondo la felice definizione di Francis Rapp, che andò ad affiancare quello per i vivi, generando anche fenomeni di mercenariato sacerdotale, o per di forse meglio manodopera clericale non beneficiata, che andava a riempire i vuoti generati dalla parallela crisi del valore dei benefici ecclesiastici, come ha messo in luce di recente Michele Pellegrini. La messa a disposizione di porzioni sempre più grandi degli spazi sacri per garantirsi un posto privilegiato per lo sguardo dei sacerdoti proseguì parallelamente all'aumento della domanda, aprendo alla pittura notevoli potenzialità di risposta alle più svariate esigenze, senza i costi di tecniche più complesse come ad esempio i mosaici, affreschi e decorazioni per le pareti, dipinti per gli altari, ma anche immagini sacre destinate ad usi domestici. Mentre Goldthwaite impostava dunque il suo discorso, ponendo l'accento sul tornante di metà 300 come momento di svolta, che nella sua idea avrebbe posto le basi per l'esplosione rinascimentale del mercato dell'arte, Samuel Cohn forniva il suo contributo al dibattito mediante un'analisi quantitativa
di un database di testamenti trecenteschi rogati in 6 città dell'Italia centrale, Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, Perugia e Assisi, confermando da par suo il decisivo ruolo dell'esperienza della peste e delle sue conseguenze come momento di moltiplicazione ed estensione della domanda di arte commemorativa. La minuziosa analisi sulle fonti fornisce al discorso di Cohn un realismo e un'attenzione alla varietà delle commissioni presenti nei lasciti testamentari più accentuati rispetto al discorso generale di Goldthwait, ma è soprattutto sulla quantità che lo studioso tende a basare le sue conclusioni. L'arrivo della peste, in particolare la seconda ondata del 1363, avrebbe rinnovato una diffusa preoccupazione, 63 in Toscana ovviamente, avrebbe rinnovato una diffusa preoccupazione per le sorti ultraterrene di molti, incrementando gli investimenti memoriali e spostando nell'aldilà comportamenti ed esigenze di riconoscibilità sociale delegate ai propri eredi e soprattutto ai religiosi di fiducia. Firenze, Arezzo e in misura minore Pisa sarebbero stati luoghi in cui questa tendenza si mostrò più accentuata, mentre Siena, per rimanere in Toscana, si sarebbe mostrata in controtendenza. Il campione di Cohn ha avuto il merito di evidenziare l'estrema varietà di investimenti in oggetti artistici, a seconda del livello sociale dei testatori, che facevano sempre meno parte di una ristretta elite di agiati. Dai pochi soldi per la costruzione di ceri, al finanziamento di abiti del clero, libri e apparati liturgici, fino ai fiorini sonanti per tombe monumentali o alle 1000 lire destinate dal mercante fiorentino Torino di Baldese per realizzare in Santa Maria Novella un ciclo di affreschi con il Vecchio Testamento dall'inizio alla fine, ci passa davanti una richiesta di arte sacra che diede lavoro tanto a grandi artisti quanto ad un numero crescente di artigiani minori. Anche questo l'abbiamo già visto. Chi non poteva permettersi di costruire una cappella ex novo poteva anche solo sponsorizzare la realizzazione di immagini per altari, colonne, pareti di strutture già esistenti o finanziare anche solo piccole parti dei costi complessivi di pitture o restauri. Oltre ad una diversa distribuzione della ricchezza, anche la diffusione delle fosse comuni causata dalle epidemie di peste avrebbe spinto macellai, ortolani, fornai, fabbri, cardatori della lana a dotare di pur minimi segni di riconoscimento le proprie sepolture e le proprie offerte votive. Questo almeno finché, con il 400, i costi dell'arte tornarono ad aumentare e ad essere appannaggio dei committenti più facoltosi. Veniamo qui dunque ad affrontare una questione chiave per il nostro discorso, sia quella del riadattamento del mercato dell'arte alla mutata struttura dei consumi nella seconda metà del 300, tema classico in relazione alla storia dell'arte, affrontato proprio per la Toscana da autori ormai classici come Millar Mies, Miklos Boskowitz e più di recente, tra gli altri, Diana Norman e Judith Steinhoff. Questi studi, pur da prospettive e con metodologie anche molto differenti, contribuiscono a gettare nuova luce su un quadro forse eccessivamente appiattito sul dato quantitativo. Le statistiche percentuali sui testamenti di Cohn, per esempio, rilevate anche per altre realtà come la Sansepolcro studiata da James Banker, sono senz'altro un dato significativo e da tenere in considerazione, ma non possono non tener conto della casualità della conservazione documentaria e della non infrequente esiguità dei numeri complessivi su cui si basano le percentuali. Alla comparazione tra le città dovrebbero forse seguire anche approfondimenti monografici sulle singole realtà al fine di spiegare con più sicurezza le statistiche desumibili dai testamenti a disposizione. Diverse prospettive emergono dal lavoro che Steinhoff ha deciso di dedicare a Siena, proprio la realtà toscana che per Cohn faceva eccezione al trend consolidato e che Martinez rimproverava a Goldthwait di non aver considerato. Partendo da analisi di tipo storico-artistico, la studiosa giunge ad ipotizzare una diffusa domanda d'arte sacra in momenti diversi della rogazione dei testamenti, caratterizzata da una minore attenzione alla qualità e allo stile delle opere, perché derivante da gente nuova, interessata prima di tutto a cristallizzare la propria ascesa tramite l'attivazione di giuspatronati. Anche qui, soprattutto dopo il 1363, prezzi, dimensioni e qualità delle opere d'arte diminuirono rispetto ai grandi fasti del primo 300 senese, Simone Martini, Lucio di Buoninsegna, Ambrogio Lorenzetti, dando l'idea di un mercato in espansione che continuava però a nutrirsi dei modelli dei grandi maestri che ho menzionato, mettendoli a disposizione di più persone e a prezzi più accessibili. Centrale in questo senso sarebbe stato il ruolo dell'ospedale di Santa Maria della Scala, che dopo la fine del regime dei Nove seppe recuperare in tempi rapidi e consolidare la funzione aggregativa della comunità senese all'insegna degli ideali civici. Il rilancio d'immagine, per così dire, passò dall'acquisto, alla fine degli anni 50 del 300, di alcune preziose reliquie bizantine,
con cui, uso parole di Gabriella Piccinni, il governo volle mostrare alla cittadinanza il suo impegno verso l'ospedale, attribuendo un significato collettivo all'acquisizione delle reliquie. Non era il solo patrimonio devozionale dell'ospedale ad arricchirsi, ma quello della collettività intera, che era incoraggiata a trarne la consapevolezza di appartenere alla stessa comunità, riconoscendosi insieme nell'ospedale, nella devozione comune, nel comune e nel suo governo. Fine della citazione. L'acquisto inaugurò un processo di ripensamento e ampliamento degli spazi devozionali all'interno dell'ospedale stesso. Alcune opere d'arte vennero commissionate direttamente dall'ospedale, ma molte da patroni che ricevettero il permesso di sponsorizzare decorazioni e talvolta anche di costruire cappelle dentro l'ospedale per sé o altri membri di famiglia. Ciò conferiva loro diritto di sepoltura e preghiere per la salvezza della loro anima. L'ospedale manteneva però l'ultima parola sui programmi decorativi che potevano essere suggeriti dai patroni. Il cosiddetto maestro di Palazzo Venezia, Naddo Ceccarelli, Bartolomeo Bulgarini, Giacomo di Mino del Pellicciaio furono gli artisti più attivi nel secondo Trecento, spesso facenti parte di confraternite affiliate all'ospedale. Il principale di essi, Bulgarini, divenne un frate laico a partire dagli anni 70. Per Stinoff il patronato senese è quasi più collettivo che individuale, nel senso che gli individui trovano in enti come l'ospedale modo di soddisfare l'esigenza di partecipare agli ideali civici predisposti dalla comunità. La centralità della committenza dell'ospedale si sarebbe mantenuta anche nel 400. È stato studiato di recente il ciclo di affreschi che decora la sala del pellegrinaio, commissionato dal rettore Giovanni di Francesco Buzzichelli tra 1441 e 1443, che vide attivi soprattutto Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta, e Domenico di Bartolo Ghezzi. Le scene ritraggono personaggi intenti ad assistere bambini abbandonati, indigenti, pellegrini, malati che si muovono dentro navate di chiesa, città ideali, riproduzioni degli ambienti dell'ospedale. L'ospedale simboleggiava così, oltre che la propria secolare missione, la ritrovata alleanza con Papa Eugenio IV dopo un periodo di rapporti difficili, coronata nel 1443 dalla concessione delle indulgenze per la visita alle reliquie bizantine acquistate nel secolo precedente. Esse vennero presto dotate di un nuovo reliquiario affrescato, con gli articoli del credo, non nuovi in contesto senese e qui rappresentanti la ritrovata ortodossia, e con una schiera di santi e beati senesi a sua difesa. Assolutamente centrali per il nostro discorso, le testimonianze successive alla realizzazione della cappella reliquiaria, riportate da Petrioli, di commissioni di dipinti su coperte e drappi, 1450, disegni per ricami sopra alcuni paramenti del baldacchino grande tra 1464 e 67, il tabernacolo d'argento e smalto che tra 1451 e 53 l'orafo Francesco Di Antonio realizzò per la reliquia del chiodo, il messale miniato del 1452 e la pittura delle coperte dei libri nel febbraio 1470. Pratica quest'ultima che, più in generale, l'ospedale assorbì dalle note bicherne comunali, pur destinandola non solo a registri contabili, ulteriore testimonianza della simbiosi tra le due istituzioni. Più di recente è stato messo in rilievo anche il ruolo delle confraternite come committenti, tramite i lasciti testamentari loro rivolti di cappelle relative e decorazioni, in particolare quella di San Michele Arcangelo, realizzata alla fine del Trecento, con una scultura del valore di 37 fiorini e che entro il 1575 avrebbe raggiunto il numero di 6 altari. Dalla contabilità ospedaliera emergono bene non solo le somme elargite agli artisti, ma anche quelle agli speziali per la fornitura dei materiali, le spese per il vitto dei maestri e altro di legato ad un contesto economico più ampio. A Siena, dunque, il grande ospedale assorbì buona parte della domanda di arte sacra, altrove più visibile nei testamenti a causa, forse, del più alto numero di alternative presenti. Dalla bella indagine di Michele Bacci, intitolata significativamente Investimenti per l'aldilà, emerge bene come quando Lapo Mazzei iniziò a preoccuparsi per la sorte ultraterrena di Francesco Di Marco Datini, gli consigliò di costruire un tabernacolo mariano in una sua proprietà rurale, ritorna all'ambito rurale, molto più efficace di un'immagine collocata sulla parete di un'abitazione privata urbana, sensibilmente più inflazionata. Dice Lapo Mazzei, o che farebbero i pratesi divoti se dove si fa una casa mondana corre a vedere ogni persona, si facesse una siffatta devozione religiosa e santa, come fosse Santa Maria delle Grazie, o come Sant'Anna, o Annunziata di Firenze, o Santa Brisida Nuova. E per questo diceva così nel pensier mio, che di rimpetto al tabernacolo, cioè all'altro canto, faceste una semplice, breve, corta cappella,
o diciamo oratorio, ove si cantasse messa. In questo modo udirete con questa piccola spesa. Il prete della chiesa di San Pietro a Grignano avrebbe ricevuto una donazione di 100 fiorini in terre per dire messa perpetua per l'anima nell'oratorio, per l'anima appunto di Francesco Datini, che l'Apo suggerisce di intitolare a Francesco Santa Maria delle Grazie, degli Umili, Beata o come vuole lui. Ma parlando di Firenze, l'Apo conclude: qui è uno grande spidale che mai non mancherà dirsi lo spidale di Messer Bonifazio, e uno monistero devoto che sempre si dirà il monistero di Lapo, che è un'allegrezza nelle genti che pregano per loro, solo per la fama di quello che hanno fatto. Ma se ciò non piace, il Datini può, cito ancora, fare una chiesicciuola e stanzuole per i frati di San Francesco dell'Osservanza, per insino in cinque frati o sei il più, e lasciarlo edificare a loro, umile e devoto, e voi far la spesa. Egli no faccino e voi e le vostre superbe mura tacciano, e così facendo vi si accenderà un amore a Dio di saziare la sete di quella sua acqua viva che saglia vita eterna. Nessuno di questi progetti sarebbe poi stato scelto dal mercante pratese, che invece affidò la sua salvezza alla fondazione del ceppo nuovo, che peraltro divenne un potente simbolo della carità pratese anche grazie ai cicli di affreschi commissionati per Palazzo Datini, come ha messo in luce bene di recente Paolo Nanni. L'altra grande realtà di esplosione della committenza sacra fu Arezzo, a ben guardare anch'essa dotata di un ente assistenziale fortemente connesso con l'identità civica, la fraternità dei laici, canale privilegiato della carità di molti aretini, ma forse privo di quegli elementi di sacralità che rendevano altre istituzioni più idonee a rispondere ai bisogni ultraterreni, appunto. Le ricche e grandi dotazioni della fraternità che di recente Franco Franceschi ha opportunamente valorizzato provengono infatti da donazioni da parte dei luoghi francescani della zona. E poi qui ci sarebbe stata la citazione del caso della Verna, che già stamattina Franco ha riportato, che appunto testimonia ulteriormente il ruolo dell'ordine dei francescani dentro le preferenze dei lasciti aretini. Le rapide considerazioni sulle singole realtà sono qui solo appena abbozzate, solo per tentare di far capire come le indagini qualitative possano fornire chiavi di lettura per contestualizzare meglio i dati quantitativi sui testamenti. Ma non voglio eludere una delle questioni centrali, ossia l'effettiva novità apportata dalle conseguenze della peste su ciò di cui sto forse troppo impressionisticamente discorrendo. La contabilità dell'aldilà, per dirla con Jacques Chiffolot, non è certo una novità tardomedievale, e ancora una volta la crisi di metà 300 si pone come un fattore che agisce su processi già in corso. L'espansione duecentesca degli ordini mendicanti è profondamente legata ai lasciti testamentari in mattoni o in denaro pro fabbrica, pro laborerio, pro ornamentis, pro reparazione, refezione et reactazione. Finanziare altari maggiori, cappelle absidali, significava lasciare una traccia visibile, indipendentemente dalla presenza di una tomba. Si trattava di una tendenza che attirò numerose critiche per una supposta contraddittorietà tra i valori mendicanti e l'esaltazione del sé propagata da questi lasciti, per non parlare delle ricchezze che passavano così nelle mani dei poveri per eccellenza. A Pistoia, nel 1343, gli affreschi sopra l'altare maggiore della chiesa di San Francesco furono dipinti nello spazio dedicato a Bandino di Conte dei Ciantori, che aveva fornito al convento altare, tavola, vetrate, pitture, coro, leggio, organi e fatto rifare il tetto. Persino Goldthwait e Cohn sembrano perplessi di fronte a questa apparente insensatezza, anche se gli intellettuali francescani avevano da tempo affrontato e risolto questioni analoghe. Una recente tesi di Aude Morvan si è concentrata sulle grandi sepolture di papi e cardinali nelle chiese mendicanti del 200, ma anche laici prestigiosi erano inclusi in quegli ambienti per evitare che la superbia inducesse a considerare solo i membri dell'ordine. Le esigenze di studio di molti frati consentivano il possesso di libri preziosi, legittimando dunque una domanda di pregevoli codici miniati. Concentrandoci per un momento sul caso francescano tra 300 e 400, quindi il periodo che ci interessa, ulteriori elementi contribuiscono non solo a stemperare molto la contraddizione, ma anche, credo, a fornire una possibile ulteriore pista di ricerca. Va ricordato preliminarmente come la committenza di tombe e cappelle fosse per i gruppi aristocratici un modo per perpetuare il proprio status oltre la vita. La competizione con gli altri casati non si fermava con la morte. Ne è un esempio, anche se non di ambito mendicante, fulgido, quello del pistoiese Bartolomeo Dondori, che nel 1348 lasciò una somma per il compimento della cappella maggiore e dell'altare grande della chiesa di San Lorenzo
davanti al quale sarebbe sorta la sua tomba, ma offrì 150 fiorini in più se la cappella fosse stata riservata a lui e fossero stati tolti tutti gli stemmi delle famiglie strane alla sua consorteria. Questo valore competitivo assume forse un certo rilievo se guardiamo ai mutamenti verificatisi fra 3 e 400 nella storia dell'ordine francescano. Come scrive Grado Merlo, e cito, alla metà del 300 era venuta meno la possibilità di essere o di illudersi di essere, in quanto ordine di San Francesco, un segno dei tempi, una manifestazione eminente del disegno divino per la salvezza dell'umanità e la riforma della vita religiosa. Il francescanesimo dei minori era scoppiato, disperdendosi in mille frammenti. È opinione diffusa che durante il grande scisma la disciplina dei frati e delle comunità minoritiche subisse un notevole scadimento. In larga parte ciò sarebbe dovuto all'incertezza della guida esercitata dalla dirigenza di vario grado e alla parziale responsabilità di papi e ministri generali, i quali, per rafforzare il consenso intorno a sé, giungevano a concedere privilegi e dispense che rendevano legittimi comportamenti e condizioni personali che erano invece in contrapposizione più o meno netta con le norme della regola. Ma occhio a non pensare che non ci fosse continuità con il prima. Piuttosto, a privilegi e dispense, non erano estranee in particolare le pressioni di principi, signori e governi di repubbliche che miravano al controllo delle strutture ecclesiastiche e religiose delle loro dominazioni. I minori non sfuggivano a siffatte pressioni, anzi ne erano molto spesso al centro, secondo una rete di relazioni meta-istituzionali, tuttavia molto efficaci nell'orientare il sottostante piano istituzionale. La necessità di conformismo sociale e culturale delle costruzioni statali quattrocentesche della penisola italiana trovarono, nella presenza e nella predicazione dei minori osservanti, un supporto non secondario. D'altronde gli osservanti si servirono ampiamente dei detentori del potere ai vari livelli per trovare sostegno alla propria esistenza e alla propria continuità e al tempo stesso furono al servizio dei detentori del potere in funzione della celebrazione sacrale di organismi politici antichi e recenti. Chiude Merlo, scusate la lunga citazione, sembra quasi che l'osservanza nel suo stesso essere si ponga in immediata relazione col potere. Si tratta certo di tendenze generali, ma che portano a riflettere sulle connessioni tra ordini mendicanti e altri ordini religiosi di riflesso con le strutture politico-sociali delle città, secondo una funzione di cassa di risonanza sì delle alte sfere del potere politico, repubblicano o signorile che fosse in Toscana, ma forse anche con quei gruppi sociali che costituivano le basi di consenso politico indispensabili alla stabilità dei poteri costituiti. In altre parole, a seconda delle epoche, allargamenti della partecipazione politica sono stati menzionati prima, quali quelli che in Toscana si verificarono nel secondo 300, potrebbero aver intensificato connessioni tra mendicanti e gruppi sociali in precedenza esclusi. In un processo di assorbimento dei bisogni religiosi individuali, spazi percepiti come collettivi perché più o meno vicini al potere. In questo senso gli esempi lucchesi forniti ancora da Bacci aprono forse squarci stimolanti. Nel secondo 300 i posti migliori, nelle pur sempre più numerose chiese, cominciano a scarseggiare. I testamenti insistono sulla tempistica perché, questo è un punto cruciale, lo spazio rimaneva comunque troppo poco rispetto alla domanda complessiva. Se passava troppo tempo tra la scrittura del testamento e la morte del testatore, gli spazi indicati nelle ultime volontà potevano risultare già occupati da qualcuno morto prima. Un esempio che ho fatto, proiettato qui 4 anni fa nel seminario sulla mobilità sociale che è stato prima citato, la Vera Croce, gli affreschi della Vera Croce di Piero della Francesca ad Arezzo in San Francesco, quello è il risultato finale della parabola di ascesa sociale di uno speziale aretino, Baccio di Maggio, che appunto nel suo testamento lascia appunto detto ai suoi eredi di affrescare quella cappella, ma gli affreschi poi sono completati decenni dopo dai suoi eredi. In mezzo a tale affollamento, ecco che stemmi, anche di piccole dimensioni, incisi su turiboli, calici o paramenti sacerdotali, o anche decorazioni sempre più appariscenti, belle e ornate, dicono le fonti, belle e buone, belle e idonee, dicono appunto i documenti, fungevano sempre più da richiamo verso gli occhi di chi doveva provvedere alla celebrazione delle messe di suffragio. Difficile trarne l'idea che questo mercato fosse rimasto un affare per pochi ricchi, che in effetti spadroneggiano negli esempi databili alla prima metà del 300.
Ho decisamente parlato troppo, e lo ammetto, di cose su cui forse ho riflettuto troppo poco. Quello che mi premeva era semplicemente comunicare l'ampia gamma di ambiti di ricerca che il concentrarsi sulla domanda d'arte di ambito religioso può attivare e la necessità di procedere con le indagini per dare sostanza alle affascinanti e sempre più conosciute, insomma sempre più confermate teorie di chi ci ha preceduto nella riflessione. E vi ringrazio per la pazienza. Bene, grazie molte. Stai qui perché magari non so se c'è la discussione, non so cosa faremo, ma intanto. Allora, sì, ti ringrazio anche perché il quadro ricco che hai formulato è anche un quadro che ha permesso finalmente di fare in modo più sistematico qualcosa che per adesso non avevamo fatto, no, io nell'introduzione, nelle prime due relazioni, cioè di parlare di Toscana e non solo di Firenze. Quindi Arezzo, Siena, e, diciamo, è un elemento importante perché ci riporta in un contesto più complessivo e non solo troppo fiorentino-centrico, come troppo spesso avviene nel caso degli storici dell'arte, che adesso sentiremo. Stranamente sono una storica dell'arte che ha studiato moltissimo Arezzo, quindi la vecchia è andata malissimo. Ah, parli in piedi? Però, sì, perché c'è il... Ok, allora do la parola alla professoressa Nicoletta Baldini. Che c'è una talpa. University of Oklahoma, ci parla degli artisti come imprenditori, argomento centrale. Grazie. Vediamo se sarò in grado. Allora, intanto, buon pomeriggio. E vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invito ad essere qui oggi e a cimentarmi in qualcosa di molto complicato, secondo me. Come spesso mi accade, leggerò per evitare di andare lungo e disperdermi e chiedo a Sandro il favore di farmi cenno se sforo troppo. Farò un cartello. Va bene, fai il cartello. Anticipo anche che esporrò i risultati delle mie ricerche su due pittori del tardo XV secolo, ben noti e attivi a Firenze, ma non solo, con un breve accenno, se il tempo lo consentirà, alla situazione aretina che fu fra 4 e 500 particolarmente anomala. Se il mondo dell'arte e dei suoi protagonisti ha la propria base nella bottega, il luogo privilegiato in cui un maestro, anche affiancato, talvolta ma non sempre, da fattorini, da aiuti e da collaboratori, realizzava le proprie opere andando incontro con maggiore o minore maestria alle richieste della propria committenza, tale mondo dell'arte appare assai variegato. Pur tuttavia, in tale complessità, o forse proprio per tale complessità, già alla fine del XIII secolo, quindi parto da lontano, i pittori, prima di aderire all'arte dei medici speziali e merciai, si dettero quelle regole che, in parte rispettate anche nei secoli successivi, in parte assolutamente disattese o modificate nel corso del tempo, prospettano sempre e comunque la necessità del maestro, del capobottega, dell'artista, di trovare i modi e i mezzi idonei al fine di portare avanti la propria attività e di riuscire a sostentarsi. Cioè, naturalmente l'idea che talvolta esce dalle pubblicazioni degli storici dell'arte che l'artista viva in un iperuraneo è fuori dalla grazia di Dio, ovviamente. Alla fine del 200 e nel primo 300, in virtù ad esempio dei rogiti del notaio fiorentino Matteo di Biliotto, assistiamo ad un primo embrionale tentativo del mondo delle botteghe degli artisti, botteghe la cui descrizione quali luoghi di produzione annessi ad esempio alle abitazioni appaiono in alcune novelle del Decameron. Assistiamo appunto ad un primo tentativo da parte dei maestri riconosciuti come tali di dar vita ad una sorta di società, direi impropriamente di arte. Questa società contava di consoli che stavano in carica circa 6 mesi e che nell'arco di pochi anni furono sempre di più presenti agli atti notarili
che presero a regolamentare l'apprendistato artistico dei giovani che venivano posti dal padre o dalla famiglia ad imparare l'arte, cioè ad artem pingendi, ad iscendam, giusto appunto presso un maestro. Appare evidente che questa società, questa corporazione in nuce che ho studiato grazie ai miei colleghi dell'Elio Conti che mi hanno messo a studiare i 2300, e qui c'è uno dei grandi colpevoli davanti a me, attraverso tali suoi consoli sorvegliava e tutelava entrambe le parti e sembrerebbe proprio voler vigilare sulla correttezza dell'apprendistato. Intanto il giovinetto veniva posto ad imparare l'arte presso un maestro, in quanto questi era riconosciuto come tale da questa precorporazione, uso una parola che ho coniato per farmi capire, che sembra ne attestasse la doverosa esperienza. Dai Rogiti Superstiti si apprende che un giovinetto poteva svolgere il proprio apprendistato per un lasso di tempo che variava da un contratto a contratto. Si andava da un anno a 4 fino a 6. In tale lasso di tempo il maestro si impegnava ad impartire tutti i precetti dell'arte, mentre il futuro garzone avrebbe provveduto ad adempiere alle funzioni per cui veniva assunto. Gli si chiedeva anche di vigilare sui beni del maestro e, oltre ad imparare i rudimenti dell'arte, quasi sempre riceveva vitto ed alloggio. Per ogni artista, avere apprendisti che svolgevano anche solo le più semplici mansioni, quali preparare le tavole, macinare i colori, appuntare lo stilo, era necessario. Vediamo se riesco ad andare avanti. Vediamo se c'è qualcuno più tecnico di me della... Vediamo? Eccoci, ce l'ho fatta. Allora, un giovane significava poi appunto addestrarlo, col tempo assegnargli altri e più specifici compiti. Naturalmente l'apprendistato nel tempo non venne mai meno, ma ad esempio le regole che col 1315 furono codificate dall'arte, quando finalmente, almeno dai miei conteggi, ecco, il 1315 che gli artisti entrano a far parte dell'arte dei medici e speziali, appunto nel 1315 furono codificate dall'arte, sarebbero state negli anni, anzi in alcuni casi fin da subito, superate. Ad esempio, non si rispettarono i giorni in cui era fatto divieto di lavorare, non si rispettò mai di fatto il numero massimo di apprendisti, e questa è una cosa che mi ha sconvolto, perché il mondo delle botteghe fiorentine è un mondo di apprendisti. E proprio gli apprendisti col tempo non vennero più assunti, passatemi il termine, per tramite di un rogito notarile, ma con una scrittura privata di cui talvolta c'è giunta notizia. Tuttavia le consuetudini, sebbene diciamo alleggerite rispetto alle regole imposte dalla corporazione delle origini, le ritroveremo nel mondo delle botteghe fiorentine anche del tardo 400, perché in fin dei conti le necessità e gli scopi degli artisti furono sempre i medesimi. Come l'apprendistato, un'altra delle consuetudini che non venne mai meno nel mondo dell'arte fu l'istituzione delle compagnie di pittori, ne abbiamo parlato anche stamattina, che già alla fine del 200 erano note, e ce ne dà conto per esempio anche Boccaccio, che ricorda da par suo quella di Buffalmacco con il meno talentuoso Bruno, e sono naturalmente molto divertenti. La pratica delle compagnie, come quella dell'apprendistato, si protrarrà in forma più o meno esplicita o esplicitata anche in seguito. Sulle compagnie ancora fondamentali sono gli studi di Ugo Procacci, che è già stato citato stamani. Tali compagnie venivano istituite per far fronte ad un possibile fallimento economico o anche solo per allargare il proprio giro d'affari, e non erano più di tanto vincolanti. Essi infatti duravano solitamente 3 anni, ma anche meno,
e quando il tempo della compagnia terminava, gli artisti potevano emigrare in altre botteghe con maiuti, in altre compagnie, o semplicemente istituire o tornare in una propria bottega, cioè star per conto loro, e questo comunque con un nuovo bagaglio di esperienze che si ripercuoteva naturalmente sul loro stile. Questo naturalmente lo stile per noi storici dell'arte è importante. Ci sono vari esempi di tali compagnie, per esempio una, quella del 1472, fra Jacopo del Sellaio e Biagio d'Antonio, quest'ultimo uno dei pittori attivi sui ponteggi della Sistina dal 1480-1481. Si ricordano compagnie anche fra artisti meno conosciuti dal pubblico, uno di essi, fra i più noti, fra coloro che istituivano compagnie frequentemente, fu Zanobi di Giovanni. Per il XIV secolo è anche la letteratura a dar conto delle compagnie di pittori. Per il secolo seguente sono soprattutto i documenti e di solito quelli catastali che ce ne danno testimonianza. Accennate sommariamente alcune consuetudini del mondo dell'arte fiorentina, vorrei proporvi due differenti esempi del modo in cui artisti famosi e studiati impostarono la loro attività alla fine del XV secolo. Due casi tanto differenti che ben palesano il mondo, che ho già detto, variegato e straordinariamente vitale della Firenze, dei maestri e delle loro botteghe. Per Sandro non parlerò solo di Firenze, girerò per l'Italia. Durante il XV secolo, due fratelli, il cui cognome era Bigordi, i quali vivevano nel quartiere di San Giovanni, nel Gonfalone del Leondoro, ed erano lì accatastati, risiedendo in via dell'Ariento, si imposero con una loro originale attività. Essi si misero a realizzare ghirlande per fanciulle, ghirlande non preziose, non in argento e decorate con vetri colorati, come vengono ricordate dai documenti, ma con materiali assai meno nobili. I due fratelli, infatti, ornavano le loro coroncine con bisantini stampati in foglia d'ottone, con fiori gelsomini smaltati, con fiorellini di diverse sorte smaltati, con penne di pavone e penne bianche. Io le trovo straordinarie, comunque dovevano essere bellissime. Queste coroncine erano oggetti, diremmo oggi, di bigiotteria rispetto agli altri molto preziosi, assai meno costosi, e riscossero un buon successo. E ne testimonia tale successo la circostanza che avessero fra i loro clienti membri delle più facoltose famiglie fiorentine, e che di tale successo ne dessero poi testimonianza sia Giorgio Vasari, naturalmente, che un memorialista che di uno dei due fratelli, Bigordi, fu diretto discendente. Perché lo ricordarono? Perché dei due Bigordi, Antonio e Tommaso, quest'ultimo era il padre di Domenico e di David del ghirlandaio. Oh no, sono già andata. Oddio. No. Eccoci. Qui li vedete, sono. All'estrema destra, guardando, è Bastiano Mainardi, che sarebbe il cognato sangimignanese di loro. Poi, che guarda, quello più giovane, che guarda verso di noi col manto rosso, è Domenico. Quella a fianco, che si vede con il vestito, diciamo l'abito vinaccia, è il Alessio Baldovinetti, e quello di spalle è David del Ghirlandaio. Qui siamo, diciamo, è un'autocelebrazione, diciamo così, dei due pittori nel massimo momento del raggiungimento della loro fama a Firenze, e non solo. Allora, Tommaso, il ghirlandaio, era il padre di Domenico e David, appunto, che con un altro dei loro fratelli maschi, Benedetto, furono fra i maggiori protagonisti della scena artistica fiorentina di fine secolo. Perché vi ho parlato dello zio e del padre di Domenico e di David? L'attività fortunata di Antonio e Tommaso, che per quel loro mestiere presero poi l'appellativo di ghirlandaio, che ormai è il loro cognome con cui di solito li si ricorda, condizionò per certo e in senso, diciamo, imprenditoriale
il momento in cui Domenico Fanciullo fu posto dal padre ad apprendere un mestiere presso un'officina che non era la propria. Nel 1463, a 15 anni, quindi già grande, Domenico era nato il 2 giugno del 1448 e gli venne messa a bottega non da un pittore, bensì da due orafi gioiellieri, Bernardo di Guccio e Bartolomeo di Stefano, che erano al momento in compagnia. Il ragazzo rimase in quella bottega, che fu poi del solo Bartolomeo di Stefano, quando la compagnia si sciolse, e vi stette Domenico in questa bottega per ben 10 anni, cioè tantissimo, con una remunerazione che, partendo dagli 11 fiorini per i primi 2 anni, salì di molto già dopo 5 anni. Quando Domenico lasciò l'officina di Bartolomeo, cioè Bartolomeo stesso, rimarrà figura centrale nella vita dell'artista. Cosa si evince da tale informazione? In primis che, data l'attività che aveva visto lui e il fratello fare una qualche fortuna, Tommaso Bigordi, il padre, ritenne opportuno mandare Domenico, il figlio, ad apprendere un'arte che in qualche modo si apparentava alla propria e che avrebbe consentito a Domenico di fare un ulteriore salto nella compagine artistica, diventando orafo, cosa che gli avrebbe consentito di mandare avanti la bottega di famiglia, ma di dedicarsi a materiali nobili, senza per forza abbandonare del tutto quella che era apparsa una redditizia attività imprenditoriale di famiglia. Siamo? Ok. Bene, si evidenzia da questo caso che, come nel passato, l'apprendistato era condizionato da patti ben stabiliti. Sappiamo esattamente la retribuzione di Domenico alla fine dei 10 anni. Tuttavia, come già anticipato, non ci si era rivolti ad un notaio, che andava comunque pagato, ma si procedeva con una scrittura privata ugualmente vincolante. L'opportunità che ebbe poi Domenico di eccellere nell'arte della pittura non dovette essere casuale. È noto che gli orafi, per la loro attività, erano essi stessi portati a disegnare, e a Firenze, si sa, il disegno fu sempre alla base di ogni forma d'arte. Ancora più complesso fu il tirocinio artistico del fratello minore di Domenico, David. Questi, nel 1465, a 12 anni, era nato il 13 marzo del 1452, fu mandato dal padre ad apprendere la professione del gioielliere presso Lorenzo Di Giovanni. Fu poi messo, anche lui, 2 anni dopo e fino all'agosto del 1468 con Bartolomeo di Stefano, ed essendo anch'egli portato per la pittura, fu mandato successivamente dal genitore presso Bartolomeo di Giovanni, in questo caso dipintore di sargie. Sargie sono tessuti molto leggeri, tipolino, fino al dicembre 1472. Pure nel caso di David, il padre tentò la strada dell'orafo e del gioielliere, ma anche con lui senza successo. I fratelli ghirlandaio dunque intrapresero la strada della pittura, e probabilmente in questo primo tempo il loro mentore fu Alessio Baldovinetti, che, come Bartolomeo di Stefano, sarà al loro fianco per gran tempo. Non sappiamo tuttavia come e in quale strutture, agli esordi, i due fratelli svolgessero la loro attività, ma di certo essa dovette presto decollare, perché nel 1480-1481 essi furono nel novero degli artisti fiorentini che a Roma, con Botticelli, Perugino e Cosimo Rosselli, realizzarono gli affreschi della fascia mediana della Cappella Sistina. E questa, secondo me, per quello che diceva Alma, è uno dei momenti di svolta per la produzione artistica fiorentina. Un cantiere centrale, quello Sistino, per l'affermazione dell'arte fiorentina della seconda metà del 400. Tuttavia, e questo a mio avviso straordinariamente interessante, essi per diversi anni nella loro attività procedettero, come si diceva, alla libera, cioè la loro bottega, l'esercizio, non fu veramente strutturata. Addirittura sappiamo di una loro bottega in piazza, che ora è
dove c'è via Rondinelli, cioè dove c'è la sede, la, c'era la sede, come dire, l'agenzia dell'asse di risparmio di San Miniato prima che fosse venduta, diciamo così, cioè lì in San Michele Gaetano, lì c'avevano la prima bottega che è nota. Però quello, siamo negli anni 98, prima noi non sappiamo dove loro esercitassero, se nella bottega paterna, non lo sappiamo. Comunque recitava alla libera. Infatti, solo dopo aver ricevuto da Francesco Sassetti il 17 giugno 1483 la commissione della cappella omonima nella chiesa di Santa Trinita, qui ve l'ho messa un po' di sbieco così si vede un po' tutto, segnatamente nell'anno successivo decisero di fare compagnia specificamente come pittori e mosaicisti per i lavori che avevano già iniziato e per le commissioni che avrebbero ricevuto in futuro. Come si strutturava il loro rapporto? La bottega, cioè l'esercizio, la parte condivisa, pagava le spese di 6 mesi in 6 mesi o quando ve ne fosse stato bisogno. E in queste spese condivise vi erano naturalmente quelle relative ai garzoni, agli aiuti e alle maestranze di cui anche e soprattutto di volta in volta essi potevano necessitare. Detratti tali spese, i guadagni sarebbero andati per 2/3 a Domenico, il capo bottega, e per 1/3 a David. Il tempo di questo sodalizio veniva lasciato alla discrezione delle parti. La scritta anche stavolta privata, redatta dal loro nome tutelare Bartolomeo di Stefano, sanciva i patti. Quindi anche questa cosa, questi rapporti si mantenevano ed erano un modo anche per raccogliere commissioni, cioè era tutta una rete di relazioni che nella Firenze del tempo era naturalmente come ora fondamentale. L'impresa di Domenico e David è una delle più felici e fortunate della Firenze di fine secolo e furono numerosi gli artisti che sono stati riconosciuti come loro collaboratori, e questo lo dobbiamo soprattutto a Everett Fay e soprattutto alla scuola fiorentina di storie dell'arte che hanno avuto quale maestra Anna Quato Ariz. E di certo questi stessi artefici al fianco di Domenico e del fratello si ritrovarono sui ponteggi della Cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella, dove un contratto rogato il 1 agosto, con un contratto rogato il 1 agosto 1486, la bottega dei Ghirlandaio iniziò a dipingere la Cappella Maggiore. I contratti fra artisti e committenti non sono molto frequenti, anche perché in caso di controversie si usavano altri strumenti. Si interpellavano arbitri e poi si poteva procedere ad un lodo e poi ad un lodo con un terzo giudicante, e poi se proprio non ci si faceva d'accordarsi si arrivava al Tribunale della Mercanzia. Tuttavia il contratto fra il Tornabuoni ed il Ghirlandaio vi fu ed era dovuto sia all'ingente somma di 1100 ducati che la bottega di Domenico e David avrebbe incamerato, più altri 200, sia alle precise clausole imposte al pittore, cioè a Domenico, dal committente, il quale voleva peraltro che il capo bottega, ed è quasi sempre questo il motivo per cui si fa il contratto, non delegasse l'opera ad altri collaboratori, ma fosse lui medesimo a realizzare l'intera impresa. Importante ricordare che un Michelangelo giovinetto fu messo dal padre Ludovico nel 1488 ad apprendere l'arte con i Ghirlandaio proprio sui ponteggi della Cappella Tornabuoni e il tirocinio del Buonarroti presso la bottega di Domenico e David venne sancito anche in questo caso con una scritta privata. Michelangelo, che non amò assolutamente mai la bottega e che non lo utilizzò mai. Nel 1494, giovane quindi, l'11 gennaio, Domenico abbandonò le sue spoglie mortali e venne sepolto nella tomba di famiglia in Santa Maria Novella, che potete vedere passando davanti al cancello accanto alla chiesa. Una sepoltura che lui medesimo aveva acquistato e che era una delle attestazioni evidenti del raggiunto successo suo e dei suoi. E proprio per questo successo la dinastia dei pittori del Ghirlandaio proseguì. Cioè quindi si parla di dinastie di pittori, cioè si è trovato
la strada giusta, abbiamo una clientela, abbiamo diciamo committenti più o meno diciamo costanti nella nostra impresa, si prosegue. Quindi David morì solo nel 1525 e nel frattempo un altro Rampollo avrebbe intrapreso l'attività di pittore. Si tratta di Ridolfo, figlio secondogenito di Domenico, che nato il 14 febbraio del 1483 sarà un artista straordinario per la qualità della sua pittura, ma anche un personaggio straordinario. Ci vorrebbe una giornata per raccontarvi perché è straordinario. Se ai primi tempi la sua affermazione si dovette anche all'avere egli alle spalle una bottega ben conosciuta e apprezzata, col tempo fu lui stesso che nella propria bottega, dapprima in una in Via Larga, all'angolo diametralmente opposto a Palazzo Medici, e poi dove adesso c'è Piazza degli Strozzi, si impose come più importante rappresentante del classicismo fiorentino. Tuttavia, e qui si assiste ad uno scarto ulteriore, intorno al 1535 Ridolfo, che morirà nel 1560, decise di cessare la propria attività. Basta, non fa più nulla. Egli fu estratto ad uffici minori che, avendo la gotta, non poté accettare, ma soprattutto si godette Firenze, perché lui si faceva portare in giro con una seggiolina, perché lui senza la cupola del Duomo non ci poteva vivere, e io in questo mi ci sono sempre rivista, tant'è che lui, nella sua straordinarietà, lui è uno che Raffaello nel 1509, quando va a lavorare alle stanze, lo chiama, lo vorrebbe come collaboratore, perché lui è un grande artista, è l'erede di una grande bottega, perché c'è anche questo, cioè l'eredità della bottega. Lui gli fa dire da Vasari, che era suo amico, per cui tante informazioni sui ghirlandai, anche queste delle ghirlande, sono vere, perché poi vi spiego perché sono vere, perché lui dice: io ho bisogno di vedere la cupola del Duomo di Firenze, non quella di altre città. Per tale motivo lui evita, cioè rinuncia ad andare a Roma sui palchi delle stanze vaticane. Sono scelte. Però sono scelte che può fare uno che è arrivato. Cioè non perché il pittorello Gino di Pino di Tino di Rino, che sono quelli che scelgo, che studio io, cioè insieme a loro, naturalmente quel cavolo avrebbe detto di no. Ci sarebbe, ed è per quello che Michelangelo non trova mai nessuno, perché chiama gente che non era all'altezza di quello che lui chiedeva. Cioè chiama Gino di Pino, insomma. Allora, una notazione soprattutto. Egli fece sì che dei suoi quattro figli maschi ed eredi nessuno seguisse la strada della pittura, cioè proprio una cosa tassativa. Tutti vennero indirizzati all'attività di banco con poca fortuna, e solo uno di essi, Alessandro, che si trasferì a Pisa e al quale dobbiamo un manoscritto ghirlandaria conservato presso l'archivio apostolico non più segreto Vaticano, sembrò sistemarsi, anche se proprio nelle sue pagine si legge il rimpianto per i tempi felici, quando i bigordi lavoravano con successo nell'operosa Firenze del tardo 400. Il secondo esempio di artista imprenditore, che ha tutta un'altra situazione, è a mio avviso un esempio straordinario. Spero solo di essere capace di dar conto adeguatamente della figura del Perugino e del suo modo di fare impresa e della sua straordinaria capacità di imporsi sulla scena e sul mercato artistico non fiorentino, e questo per Sandro Carocci, ma italiano. Pietro di Cristoforo Vannucci, che qui vedete in un ritratto che secondo i curatori, uno dei curatori della mostra di Perugia che c'è adesso su di lui, è un autoritratto, secondo me no, comunque queste sono quisquiglie, cioè fra storici dell'arte. Allora, Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come Perugino, e gliel'hanno dato i fiorentini questo soprannome, del quale quest'anno appunto si celebrano i 500 anni dalla morte, era nato intorno al 1450, più o meno coetaneo
del Ghirlandaio e del Botticelli a Castel, ora città della Pieve. Le prime notizie su di lui le dobbiamo a Giorgio Vasari, che gli dedicò naturalmente una vita, ma che non lo amò per niente. Il Vasari infatti tratteggia fin dall'esordio della biografia del Perugino l'esistenza di un uomo che, mosso da un'indigenza che le fonti peraltro sconfessano, ma certamente motivato dal desiderio di imporsi e per certo di crescere nello status sociale, cito, con grandissimo fervore continuamente attese allo studio, chiudo la citazione, dell'arte, tanto che niente poté distoglierlo dal suo obiettivo e nessuna mancanza di comodità gli impedì di pervenire a qualche grado, sempre Vasari che parla, giusto appunto di affermarsi nel proprio mestiere. Tratteggiando così la figura del Vannucci, colto nell'impegno di dipingere diuturnamente, incurante della fatica, del sonno, del freddo e della fame, il Vasari ci affida, e fin dal prologo, il ritratto di un artefice che non rispettava il modus in cui un artista, secondo Giorgio, avrebbe dovuto rapportarsi al proprio magistero. Non era l'inclinazione alla pittura di per sé a spingere il pittore a dare il meglio e ad impegnarsi con tutte le proprie forze, ma riconoscendosi ed essendogli riconosciuto un talento, tale talento apparve agli occhi del Vasari utilizzato dal pievese come strumento di un'ascesa sociale che naturalmente fu anche e soprattutto successo economico. Il giudizio del Vasari nei confronti di Pietro non è in alcun modo benevolo e sovente nel racconto dell'attività del pittore il biografo inserisce considerazioni che ben palesano una diffidenza che nasceva dalle informazioni su Perugino che Giorgio poté acquisire nella Firenze delle botteghe d'arte a partire dal suo tirocinio in città ma che non di meno ricalcava e parallelamente notazioni sull'aspetto più specificamente stilistico del Perugino che segue per gran parte il giudizio che Vasari pronuncerà sempre nella biografia dell'Umbro contrapponendolo a Michelangelo. Che sapete è diciamo, il pittore con la P maiuscola per Vasari. La figura del Perugino è nel panorama artistico del suo tempo a mio avviso sorprendente. Sempre secondo il racconto del Vasari, Pietro nel primo quinquennio degli anni 60 del secolo venne messo a bottega dal padre presso un dipintore di Perugia che non era molto valente in quel mestiero e del quale il giovane fu fattorino. Di nuovo, a detta del Vasari, fu questo primo maestro, per quanto mediocre, ad esortare Pietro allo studio dell'arte, instillando in lui il desiderio di raggiungere, attraverso la pittura, guadagno ed onore, ed a suggerirgli come fosse Firenze il luogo in cui, cito, più che altrove venivano gli uomini perfetti in tutte le arti, ovviamente, e specialmente nella pittura, ovviamente mio, in virtù delle considerazioni sulla città toscana e sulle dinamiche proprie all'interno di essa e che spingevano, dice Vasari, i suoi abitanti ad eccellere in qualsiasi mestiere, considerazioni che sono naturalmente del Vasari, ma che il biografo fa pronunciare al maestro di Pietro, quest'ultimo, cioè Pietro, decise di trasferirsi a Firenze, dove studiò sotto la disciplina d'Andrea del Verrocchio. Una bottega, quella del Verrocchio, che credo sia nota a tutti voi, una bottega polivalente, cioè non la sola nella Firenze del tempo, in cui si producevano dipinti, sculture, ma vi si realizzavano anche strumenti musicali, così che alcuni degli artisti che la frequentarono, pensiamo a Leonardo, ma anche a Bartolomeo della Gatta, fecero di tale polivalenza un punto di forza straordinario nella loro attività successiva e autonoma. Abbiamo pochissime notizie documentarie sui primi anni del Perugino pittore a Firenze, ma anche altrove. È certo come nel giugno del 1472 si iscrivesse alla Compagnia di San Luca, alla quale afferivano i pittori, e appare evidente che iscrivendosi egli non solo veniva accolto dai vertici della congregazione a motivo di un'attività cittadina già riconosciuta lì, ma al contempo egli rivendicava la propria appartenenza a tale temperia artistica. Tuttavia, negli anni 70 e nei primi anni 80 del XV secolo, nessuna città fu scelta da Pietro come sua stabile dimora e i documenti e le prove sicure giunte fino a noi lo mostrano molto bene.
Infatti, per quanto il Vasari narri, e fin da subito di due opere eseguite per Firenze, i primi documenti su commissioni ricevute da Pietro, le prime prove certe da lui portate a termine ed uno dei momenti cruciali del suo percorso artistico, lo vedono attivo in Umbria e a Roma. Invece il primo documento che ricorda un'allogagione da lui ricevuta a Firenze e peraltro non portata a compimento è solo del 1482, mentre la prima commissione al momento certa che in qualche modo apre di fatto la fortunata stagione fiorentina è del 1489, non prima. Dunque sappiamo molto poco. Insieme ad alcune località minori umbre è l'urbe che ci consegna le prime tracce del perugino pittore. Nel 1478-1479, già ricordato come Petro de Perusia Egregi Pictoris, eseguì affreschi oggi perduti nella Cappella della Concezione di San Pietro in Vaticano, che il pontefice Sisto IV aveva scelto quale luogo di sepoltura e che inaugurerà l'8 dicembre del 1479. Mentre durante l'anno successivo Pietro intervenne per primo nella decorazione della Cappella Sistina, dove poi lo affiancheranno gli altri artisti fiorentini, Cosimo Rosselli con Biagio D'Antonio, Sandro Botticelli e Domenico del Ghirlandaio con le loro botteghe, e poi Luca Signorelli e Bartolomeo della Gatta. Per la presenza quasi continuativa del perugino nel cantiere Sistino si è ritenuto che fosse lui in un certo qual modo il coordinatore degli altri maestri con i loro collaboratori in un'attività che proseguì fino alla tarda estate del 1482. Anno questo in cui comincia a palesarsi, sebbene molto molto lentamente, una sempre più documentata attività del perugino a Firenze. Il 5 ottobre del 1482, infatti, al rientro da Roma, alcuni degli artisti attivi sui palchi della Sistina, fra cui appunto il perugino, ricevettero un prestigioso incarico dagli operai di palazzo: la realizzazione di affreschi nella sala dell'udienza in Palazzo Vecchio. Tuttavia, il 31 dicembre 1482 venne revocato l'incarico al perugino per sua rinuncia. Nel frattempo fu a Perugia e prese senza iniziarlo un altro importante incarico. Fu di nuovo a Roma lungamente, insomma si capisce che egli non aveva scelto un luogo preciso dove svolgere il proprio magistero, ma che per farsi conoscere, per farsi apprezzare, ho una pagina poco più, per farsi apprezzare, per ricevere commissioni e soprattutto acconti, egli aveva in tutta l'Italia centrale luoghi dove recarsi, quando chiamato, non diceva mai di no. In questo girovagare, in questa sua dinamicità, c'è proprio il senso della sua visione imprenditoriale. Ma andiamo oltre. Il giorno di San Giovanni Battista del 1486, il perugino scelse quale sede privilegiata, ma mai, mai unica, della propria attività Firenze. Infatti, nei ricordi di Vittorio e Lorenzo Ghiberti, figlio di Vittorio di Lorenzo Ghiberti, figlio dell'illustre orafo e scultore, si legge come a quella data venisse data in affitto al pievese una parte di casa, di stanza e cassa, cioè di casa, che è posta nella città di Firenze e nella via di San Giglio, presso a Santa Maria Nuova di Firenze, luogo detto Le Porte. La posizione della bottega, qui c'è un ricordo, ma in questa città a Firenze non c'è più rispetto per niente, comunque va bene. La posizione della bottega era centrale, non solo si trovava davanti al più importante nosocomio fiorentino, ma anche e soprattutto prossimo ad altre botteghe di artisti, ad esempio a quella posta in via dell'Oriolo che era del Verrocchio, poi di Lorenzo Di Credi, vicino a via dei Servi, dove c'erano un sacco di botteghe di ceraioli. Insomma, la scelta da parte di Pietro non dovette essere casuale. La bottega era, ora come allora, un luogo di esposizione, di mostra. Nella parte di casa il perugino poteva abitare, non avendo al momento ancora una sua propria dimora, mentre la stanza che probabilmente aveva accolto l'officina ghibertiana era atta ad ospitare, unitamente al maestro, gli allievi e gli aiuti, i collaboratori. L'ambiente vasto e prestigioso giustificava l'affitto che annualmente Pietro avrebbe dovuto sborsare, 12 fiorini.
Tuttavia, e questo è straordinariamente interessante, la scelta di Firenze quale luogo in cui impiantare la bottega non cambiò assolutamente il modo usuale di Pietro nel raccogliere commissioni in altre città, così che lo troviamo a Fano, dove andava anche a prendere i bagni, lo troviamo a Perugia e poi nel corso del medesimo turno di tempo in varie parti d'Italia, sarà a Venezia più volte di nuovo a Roma con Antoniazzo Romano con cui ebbe compagnia, sarà a Perugia, Assisi, a Orvieto, a Volterra, all'Ospedaletto, qualche volta anche a Castel della Fieve, ma solo per questioni di natura economica, ma sempre. A Firenze non ci sarà mai molto e mai con continuità. Seppure già a partire dalla fine degli anni Ottanta editerà opere straordinarie per qualità e per il successo che ne ricevette. Nel 1501 aprirà anche una bottega a Perugia contemporaneamente e quella di Firenze starà fino al 1511. Siccome sono andata molto lunga, quello che l'ultima parte ve la dico così. La cosa straordinaria è questa. La bottega, lui, quello che lui riesce a fare e che è veramente straordinario, differente da tutti gli altri artisti, è che lui riesce a mettere insieme, cioè lui lavora tantissimo e utilizza allievi, collaboratori, cioè tutte figure minori di cui io mi occupo, i cui nomi sono buffissimi, Sacco, poi aspettare, allora Gaff, Sacco, Ciangherotto, Golfo, tutti questi nomi per il momento senza quadri, e lui li utilizza in che modo? Li fa lavorare, ma lui è come un parrucchiere, cioè voi entrate in un parrucchiere da donna e il diciamo, se il maestro è Vergottini, tanti anni fa c'era Cede Vergottini, era un famoso parrucchiere, voi entrate e ci avete Franco che vi lava i capelli, Francesco che vi fa le mesh, vi fa il colore, eccetera. Un altro che ve li taglia, un altro ancora che vi fa la piega. Il maestro arriva in fondo e vi dà due colpi e voi di spazio e voi uscite come, diciamo, frutto di una bottega. Lui faceva uguale, cioè lui è un grande organizzatore della bottega, cioè lui è uno che riesce a, viene chiamata impropriamente editoriale perucinesca, lui riesce a mettere insieme pittori di cui poi noi non sappiamo niente, cioè che spariscono, a parte alcuni che sto ricostruendo, io sto ricostruendo la triste vita successiva, per questa sua capacità, cioè è la capacità imprenditoriale di riconoscere le capacità del singolo e orchestrarle tutte insieme. Chi erediterà questa grande capacità che viene dalle botteghe polivalenti, lui fa solo il pittore, la erediterà Raffaello, che non si sa quando, non si sa come, è stato un suo allievo. E ho finito, non parlo di Arezzo, scusatemi se sono andata a dire. Viene Federico, io cedo la presidenza a Franco e mi metto in platea. Allora, anch'io inizio ringraziando gli organizzatori per l'invito, anche se relativamente, perché insomma l'argomento non è proprio quello a me più congeniale, però insomma è stata una sfida e anch'io come Alma, insomma, da questa esperienza ho imparato molto. Spero che ciò che dico sia di una qualche utilità. Allora, in questo contributo ho provato ad analizzare il rapporto tra arte ed economia nel settore dell'edilizia pubblica e privata laica tra XIV e XV secolo, concentrandomi prevalentemente su contesti urbani toscani. Appare evidente come arte ed edilizia siano strettamente legate all'economia. Gli investimenti nei primi due settori
hanno almeno come precondizione momenti di crescita economica, sebbene l'adozione di determinati modelli e forme espressive dipenda anche da fattori culturali e risenta delle cornici istituzionali che caratterizzano i differenti ambiti territoriali, oltre che dall'evoluzione tecnica ed espressiva dell'arte stessa. Nel periodo che qui consideriamo, la ricerca di un'estetica del costruito ha conseguenze sulle architetture, sia in termini di canoni e limiti imposti dalle autorità pubbliche, che in una maggiore ricchezza di ornamenti rispetto almeno ai secoli precedenti. Le strutture esterne, ed in particolare le facciate degli edifici pubblici e di quelli privati delle aristocrazie, vecchie e nuove, sono sempre più spesso arricchite da cornici, decorazioni a basso rilievo, uso sapiente dei materiali e del loro cromatismo e più raramente, soprattutto dal 400, dal pieno 400, dalla scultura, mentre gli interni vengono decorati con pitture a fresco, rivestimenti e pavimenti sempre più complessi. Ma tutti questi elementi possono essere considerati frutto dell'arte? E cosa va inteso per arte tra XIV e XV secolo? Possiamo definirla relativa a tutto ciò che viene prodotto non per necessitas ma per voluptas, riutilizzando alcune categorie aristoteliche, cioè in funzione della magnificenza dell'edificio? Tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, gli intellettuali del tempo iniziano a rispondere a questa domanda, definendo l'arte vera e propria come frutto non solo dell'abilità delle mani, ma dell'intelletto che si manifesta attraverso il disegno e, nell'ambito del costruito, del progetto. In questo senso anche le architetture che non rispondono ad un bisogno squisitamente funzionale possono essere considerate espressione e frutto dell'arte. Non a caso una delle prime figure riconosciute come artista sarà quella di Giotto, come testimoniano tra gli altri Boccaccio, Cennino Cennini, Francesco Petrarca e Lorenzo Ghiberti, un talento poliedrico, non solo pittore, ma anche direttore di numerose commesse pubbliche, quindi una figura nuova, ma nello stesso tempo nella tradizione dei magistri medievali. La complessità dei progetti da realizzare contribuisce a definire nuovi soggetti che operano all'interno dei cantieri. Oltre al caput magister, con l'avanzare del 300 si arriva a formare vere e proprie commissioni preposte alla direzione delle opere pubbliche che interagiscono con figure spesso anche svincolate dalle arti, gli ingegneri. Le architetture continuano ad essere uno strumento di comunicazione e propaganda dello status socio-economico, culturale e politico del committente, rivolto in base ai differenti contesti ad un destinatario che può essere più circoscritto, intimo e privato oppure pubblico. Queste due sfere dovevano spesso compenetrarsi nelle residenze di coloro che avevano assunto incarichi istituzionali o che ambivano a conquistarli. La ricchezza in termini architettonici e artistici delle loro dimore doveva rappresentarli e impressionare gli ospiti, così come succedeva nelle ville o nelle domus dell'aristocrazia tardo-antica. E anche prima. Le cornici politiche e culturali, oltre che le disponibilità economiche, contribuivano poi all'adozione di modelli architettonici e decorativi preesistenti o dominanti, alla loro negazione o al loro rinnovamento. Le scelte dovevano tener conto anche del fatto che il paesaggio urbano trecentesco era già densamente occupato, per cui spesso gli interventi furono segnati dalla necessità di adattarsi agli spazi liberi o di accorpare e trasformare strutture preesistenti. Non è un caso che spesso si investa soprattutto nel rinnovamento delle facciate che andarono a nascondere l'unione di corpi di fabbrica più antichi. Un'ultima considerazione da fare, di tipo metodologico, riguarda il fatto, è già stato anche detto oggi, che il XIV e il XV secolo si caratterizzano per una sorta di esplosione delle fonti rispetto ai secoli precedenti. Di questa abbondanza, e in merito agli argomenti che ci interessano in questo contributo, sembra che abbiano approfittato fino ad oggi prevalentemente gli storici dell'architettura e dell'arte, spesso, devo dire, in maniera indipendente. Marginale sicuramente è stato il contributo degli archeologi, come ha già sottolineato Andrea Ogenti in un saggio pubblicato recentemente nel volume curato da Beltramo e Tosco sull'architettura del Trecento. Stessa considerazione può essere fatta per gli epigrafisti. Il progetto di raccolta e analisi delle iscrizioni medievali italiane, spesso destinate proprio alle facciate delle architetture, come vedremo, inaugurato nel 2022, si ferma incredibilmente al XII secolo.
Partiamo quindi da uno stato degli studi che non rende semplice il compito che mi è stato assegnato, e per questo i ringraziamenti sono solo relativi a Franceschi. Questa difficoltà viene ampliata, lo devo confessare, anche dal fatto che io come archeologo non ho lavorato molto sul tardo medioevo. Spero comunque che questa distanza mi permetta di osservare i fenomeni con quel distacco che a volte consente di far emergere prospettive e punti di osservazione almeno utili. Iniziamo la nostra analisi dal periodo a cavallo tra l'ultimo decennio del 200 e l'inizio del 300. Si tratta di una fase segnata dalla costruzione di grandi palazzi pubblici, molti ancora dominano i paesaggi urbani di molte nostre città, come nel caso di Siena e Firenze. Sono complessi che nascono a seguito dell'acquisto di strutture e spazi privati che vengono inglobati, distrutti o riutilizzati. A Siena il primo lotto del nuovo palazzo pubblico si data tra il 1297 e il 1311 e il secondo tra il 1325 e il 1330. Il cantiere poi proseguirà per progressivi ampliamenti, aggiunte e trasformazioni per buona parte della prima metà del 300, contestualmente alla creazione della Piazza del Campo e all'ampliamento delle mura. La monumentalità di queste opere riflette il potere della città, che adotta il laterizio come materiale da costruzione privilegiato. Un laterizio non più coperto dagli elementi aggettanti in legno, molto diffusi nei secoli precedenti, e che saranno sistematicamente rimossi. Un laterizio che sarà valorizzato nella sua dimensione cromatica, stendendo sulla superficie delle facciate uno strato di olio di lino, che ne ravviverà il colore rosso, come dimostrano le rappresentazioni trecentesche di Siena. Molti degli elementi architettonici che caratterizzano il palazzo pubblico sono subito adottati in un gioco complesso di echi e rimandi nell'edilizia residenziale di alto livello, che doveva rispettare, per volere del comune, alcuni canoni estetici ritenuti ormai imprescindibili per il decoro urbano. Sotto il governo dei Nove si definisce quindi un vero e proprio linguaggio architettonico senese, fatto di portali con arco acuto falcato sotteso da un arco a sesto ribassato, cornici orizzontali, coronamenti merlati su archetti e beccatelli, archi ricassati, bifore, trifore, eccetera, eccetera. Ma l'adozione nell'edilizia privata dei modelli elaborati nei palazzi pubblici non è un fenomeno generale. A Firenze, per esempio, non succede. Come giustamente ha osservato Carlo Tosco, il XIV secolo è un periodo di regionalismi. Le città utilizzano le architetture per definire la propria identità municipale, per cui tendono a distinguersi nelle scelte progettuali, seppur non di rado è possibile osservare influenze e inquinamenti reciproci. A Pisa, il Palazzo del Podestà, fondato nel 1301, come recita un'epigrafe posta sulla facciata dell'edificio, aveva una struttura a scheletro su pilastri quadrangolari, realizzata con materiali lapidi estratti localmente. La sua facciata, dotata di insegne araldiche, presentava archi di tipo senese, che in città compaiono solo in alcune porte urbiche del primo Trecento, verosimilmente successive allo stesso palazzo. Rispetto agli originali, gli archi pisani hanno però due centri invece di uno, per cui è stato ipotizzato che il cantiere fosse condotto da maestranze locali su disegno all'octono. La forma delle nuove costruzioni, soprattutto nel settore dell'edilizia residenziale privata, risente poi, come abbiamo già detto, del fatto che spesso le strutture trecentesche sono il frutto di costruzioni che nascono dall'accorpamento di edifici preesistenti, adiacenti, che vengono uniti per creare complessi che migliorano anche la vivibilità delle residenze. Lo vediamo molto bene a Pisa, dove più case torri di XII e XIII secolo sono unite per creare palazzi e domus signorili. La genesi di questi corpi di fabbrica manifesta l'arricchimento e il radicamento di gruppi che acquistano in tempi anche ristretti la proprietà di interi isolati e a volte altrettanto velocemente la perdono. Un caso esemplare è quello degli Stefani, che dalla Naioli erano arrivati a ricoprire anche la carica di anziano del comune. Il gruppo si appropria di un quartiere a sud dell'Arno, accorpando edifici di cui ristrutturano la facciata, eliminando gli sporti lignei e tamponando con i mattoni le aperture. Il palazzo della famiglia, a inizio 300, arriva a occupare una superficie di 200 metri quadri. Ma già nel 1328 il complesso degli Stefani, per debiti, viene confiscato e diventa oggetto di nuove suddivisioni. Le alterne fortune contraddistinguono anche la storia di Giovanni D'Agnello. Nel 1356 chiede al comune di poter sopraelevare la propria abitazione e congiungerla con un cavalcavia ad un'altra, sempre di sua proprietà, per realizzare un pulcherrimum edificium, seo palatium, ove latimi onorabili abitare.
A seguito della sua elezione nel 1364 al Doge di Pisa, la volontà di costruirsi un'ulteriore dimora più vicino al centro direzionale del comune non si realizzerà perché, a seguito di una rivolta, sarà costretto ad abbandonare la città nel 1368. Un esempio fiorentino di grande residenza urbana prodotto dall'acquisizione di proprietà preesistente è quello del Palazzo dei Peruzzi. Nel 1283 fu acquistato un primo terreno e 6 anni dopo il complesso edilizio era già in piedi. Si trovava a ridosso dell'antico anfiteatro, del quale ancora si sfruttavano le burelle, cioè le camere radiali, alcune delle quali erano state date in affitto al comune come prigioni. Nel 1310 appariva come un corpo con prospetto rivestito da bugnato, con le armi lapidee nei pilastri angolari. Dal bugnato fiorentino torniamo al laterizio, che a Pisa trova un'inedita applicazione nella facciata del Palazzo degli Astai, databile verso la metà del XIV secolo. La famiglia, impegnata nel settore laniero, costruisce sul lungarno una struttura con facciata in mattoni riccamente decorata, dove compaiono anche la probabile rappresentazione del mercante e delle sue virtù, fortitudo e prudenza. Al miglioramento della vivibilità degli ambienti interni, ampliati rispetto a quelli delle case torri, si unisce la possibilità di avere anche un viridarium retrostante l'edificio. Il desiderio di avere spazi verdi connotava anche e soprattutto le élite urbane, lo dimostra il fatto che giardini rigogliosi dotati di alberi da frutto vengono dipinti sulle pareti delle sale interne alle ricche residenze. A Firenze ne troviamo uno, parzialmente nascosto da velari, nella Domus Magna acquistata da Giotto nel 1299 fra Borgo dei Greci e una via Nova. Ma la diffusione delle pitture all'interno delle abitazioni doveva essere un fenomeno recente. Se Brunetto Latini nel Tresor, scritto intorno al 1261, pone a paragone le case aristocratiche francesi, grandi e confortevoli, dove questo tipo di decorazione era molto diffuso, con quelle italiane, spesso ancora in forma di torre e che ne erano prive degli affreschi. A partire dalla seconda metà del 200 e inizio 300, la pittura delle pareti, generalmente eseguita a fresco sugli intonaci, sembra diventare più comune. Ma su questo dato potrebbe pesare anche lo stato di conservazione degli interni duecenteschi. Dante, nella Vita Nova, come ricordo di gioventù, rammenta le pitture che decoravano le pareti di una nobile casa fiorentina. Lo stesso Sacchetti, nella novella 170, mette in scena un certo Bartolo Gioggi, dipintore, che aveva dipinto con raffigurazione di uccelli la camera di Messer Pino Brunelleschi di Firenze. La diffusione della pittura negli interni è generalmente spiegata anche con il fatto che essa doveva rappresentare un'alternativa meno costosa all'uso di stoffe riccamente decorate, appese a ganci e aste, che spesso sono riprodotte in modo realistico con pennello e colori. Un motivo di grande diffusione è il palio a pancia di vaio, che a Pisa troviamo anche nei piani superiori di un edificio verosimilmente attribuito ad un ricco artigiano, probabilmente un fabbro, posto in via Alberto Mario, dove è stato datato, ora questa datazione non so se è giusta, ma così è stata pubblicata, a metà del 200. Di queste decorazioni evidentemente non si poteva più fare a meno, se dopo l'alluvione del 1333 l'affresco fu rinnovato con motivi a cassettoni. In casi eccezionali, come quello del Palazzo dei Papi di Avignone, qui ci spostiamo al di fuori della Toscana, abbiamo conservato esempi, che però dovevano essere diffusi, di decorazioni e girali vegetali, oppure stelle, gigli su fondo azzurro, o motivi araldici, mentre rare sembrano le figure isolate e le storie con molti personaggi che si muovevano in una scena come questa che vedete, campestre, addirittura con pescatori e altro ancora. Non dovevano poi mancare rappresentazioni più giocose, come le liete pitture del palazzo che ospitò l'allegra brigata descritta nel Decameron, o la battaglia dei topi e delle gatte dipinta in una loggetta da Bruno di Giovanni d'Olivieri, pittore documentato nel 1301 e immatricolato all'arte dei Medici Speciali nel 1320, di cui ci riferisce sempre il Boccaccio. Se nelle dimore private l'uso della pittura sembra rivolto a riprodurre elementi e apparati decorativi che dovevano impreziosire gli ambienti, negli edifici pubblici essa diventa uno strumento di propaganda politica e costruzione dell'identità civile, come dimostra il caso dell'allegoria del buono e del cattivo governo dipinta e firmata da Ambrogio Lorenzetti nella sala del Consiglio dei Nove, nel Palazzo Pubblico di Siena. Un'opera eseguita per glorificare l'operato del ceto mercantile, allora al potere,
e l'affresco con il Guido Riccio di Simone Martini, che documentava la conquista dei castelli del contado da parte della città. Il valore delle rappresentazioni dipinte era tale da prevedere a Firenze delle leggi che regolavano la scelta dei soggetti che si potevano rappresentare. Stemmi di parte guelfa, qui siamo a inizio 300, avvenimenti vittoriosi della fazione al potere e soprattutto la Vergine e i Santi, specie quelli patroni della città. Questi ultimi contribuivano a fortificare e rafforzare le difese urbane, come ci testimoniano le pitture che decoravano le lunette sopra le porte della cinta muraria fiorentina. La fiorente stagione di investimenti nell'architettura ha una battuta d'arresto nella seconda metà del 300, segnata, abbiamo già sentito, dalla diffusione della peste e dal tracollo demografico, oltre che da una forte crisi economica. A Siena, dove nel 1355 cadde anche il governo dei Nove, mancano edifici che si datano sicuramente a questo periodo. Anche negli affreschi del Palazzo Pubblico è evidente una netta cesura, dopo quelli delle pareti laterali della Sala del Mappamondo, eseguiti da Lippovani nel 1363, dobbiamo aspettare il 1480 per averne di nuovi. Mano a mano che ci si avvicina al secolo successivo, sembra poi farsi strada, sebbene ancora timidamente, un nuovo gusto per l'antico. A Pisa abbiamo un esempio di palazzo, quello di Pietro Gambacorta, realizzato tra il 1370 e il 1380, dove si impiega l'arenaria, secondo una tradizione più legata alla città di Firenze, con cui Pietro aveva forti legami. Sempre a Pisa, la casa dei Seta o dei Vanni, databile tra la fine del 300 e il 400, appare come un edificio di ridotte dimensioni, con facciata in laterizio, arricchita da quadrifore e da formelle, con monogramma e rilievi con figure di ispirazione classica, che aprono la strada appunto a questo nuovo sistema di valori che contrappone al trecentesco lavoro virtuoso, glorificato nel Palazzo Lanfranchi, una cultura ormai di stampo umanistico rinascimentale, che si affermerà in città solo a seguito della conquista fiorentina del 1406. Quest'ultima avrà un forte impatto anche sul paesaggio del costruito. Molte case furono ridotte a rudere oppure occupate dall'esercito di Firenze. Nel 1423 un migliaio di soldati erano alloggiati nelle dimore pisane. Nei nuovi cantieri del pieno 400 il linguaggio architettonico adottato sarà sempre più quello della dominante, segnato dall'uso della pietra arenaria per i dettagli architettonici e soprattutto, questo dall'inizio del Cinquecento, dall'intonaco per le superfici verticali, come dimostra il Palazzo Lanfreducci, detto anche alla giornata, realizzato accorpando i più edifici preesistenti. Del resto, dagli anni venti del Quattrocento erano arrivati in città i maestri del primo Rinascimento fiorentino, che si erano fatti promotori dello stile antichizzante del Brunelleschi, giunto anch'egli a Pisa in quegli anni per dirigere i cantieri di alcune opere difensive. Nel palazzo quattrocentesco dei Poschi in Borgo Stretto, il gusto per l'antico si palesa attraverso dei particolari architettonici. Nella facciata e laterizi, che incornicia aperture e bifore, il portico al piano terra è sorretto da colonne con capitelli ionici. A Siena, le facciate rinascimentali stile fiorentino si affermano nella seconda metà del 400 a fianco di quelle all'antica con colonnine e cornici orizzontali in pietra serena e di quelle di ispirazione gotica. Queste ultime prevedono ancora l'uso del laterizio per i paramenti e gli archi, ma sono arricchite da colonnine in marmo bianco che segnano le bifore e le trifore con aperture a sesto acuto. Maggiori investimenti sembrano essere diretti anche nell'arricchimento scultoreo di alcune opere pubbliche, come dimostrano i rilievi della Fonte Gaia di Jacopo della Quercia e la decorazione dei pilastri delle logge della mercanzia alla Croce del Travaglio. Stando a quanto ci tramanda la pittura, in questo secolo si assiste anche alla diffusione di più complesse e ricche pavimentazioni, ancora in mattoni ma disposte in geometrie articolate, come ci testimoniano anche gli affreschi del Santa Maria della Scala, più raramente in maiolica o in marmo policromo con effetti prospettici. Si diffondono poi anche soffitti complessi, cassettonati, con rosone centrale di ispirazione classica, in realtà già apparsi nel 300. L'arte raggiunge e anima ormai anche molti manufatti utilizzati al completamento delle architetture, ovviamente di grande prestigio. Lo vediamo nelle porte da studiolo finemente intarsiate, come quelle del Palazzo Ducale di Urbino, oppure nei camini architravati che si diffondono a partire dalla metà del secolo, nei lavabi in marmo, nelle ricche spalliere che vanno a rivestire le pareti.
Gli edifici pubblici continuano ad essere il luogo privilegiato in cui l'arte si manifesta anche attraverso la pittura, come ci dimostra il ciclo degli affreschi del pellegrinaggio del Santa Maria della Scala, di cui è già stato parlato ampiamente. Ciò che cambia rispetto al 300 sono i soggetti che si fanno strada nelle rappresentazioni. L'essere umano irrompe sulla scena e ne diventa protagonista. Nelle ricche residenze compaiono ora raffigurazioni di uomini e donne illustri, spesso identificabili con i medesimi committenti, accanto alle false architetture. Spesso le figure si animano in scene tratte dal mito antico o dalle sacre scritture reinterpretate per farne strumento di glorificazione dei proprietari. In conclusione, l'edilizia pubblica e quella privata tra fine 200 e 400 mostrano un generale aumento delle risorse investite nelle architetture, che diventano, per i gruppi egemoni, sempre più monumentali e articolate, arricchendosi sui prospetti esterni di ornamenti che dovettero comunque rimanere un elemento marginale in termini economici nel quadro delle spese eseguite per realizzare i corpi di fabbrica sempre più grandi e complessi. Diverso è il caso delle decorazioni pittoriche degli interni, che iniziarono ad essere quasi onnipresenti, almeno dal tardo 200 e inizi 300, nelle residenze private e nei complessi pubblici. Se il dato non è influenzato da una cattiva conservazione dei paramenti duecenteschi, dobbiamo immaginare che un qualche salto di scala nell'economia del costruito vi fu proprio a partire già da questo periodo, per aumentare poi nel 400, quando l'ingresso delle figure umane nelle rappresentazioni dovette richiedere maestranze con capacità che dovevano essere ormai prerogativa degli artisti, così come le riconoscevano gli intellettuali del 400. Grazie. Grazie Federico, vedi, abbiamo investito bene, hai dato tra l'altro in tempi correttissimi una visione cartesiana dell'evoluzione della costruzione, e anche facendoci vedere le interferenze fra pubblico e privato, ma insomma soprattutto come dire, andando alla sostanza dell'evoluzione delle tipologie. E dunque grazie. Adesso attendo istruzioni, nel senso. Esatto. Questo pensavo anch'io. Sì. Appunto, visto che il break è alle 5, un po' di tempo ce l'abbiamo. Non abbiamo fin qui. Diciamo, non ci sono stati fin qui interventi sugli interventi, e quindi potremmo appunto discutere un po' se ci sono osservazioni anche sulle relazioni di stamattina. Naturalmente è sempre un po' più difficile quando si arriva in fondo, però probabilmente qualche elemento ci può essere, no? Vai Alba. Vieni. Comodo. Mi è venuto in mente, sentendo la relazione di Federico, perché ha fatto vedere il Palazzo degli Astaio. Ecco, questa è esattamente una famiglia di quelle di cui parlavo nella mia relazione, una famiglia non nuova, nuovissima. Questo Gherardo Astaio emerge nella seconda metà del 300, era figlio di Lippo Astarius, in cui probabilmente non è nemmeno un cognome, ma è il mestiere del padre, e si arricchisce come esattamente lanaiolo o ritagliatore di panni, in questo preciso istante non mi ricordo, e lui era un ritagliatore di panni, mi pare, e emerge nella seconda metà del 300 attraverso poi l'esperienza della Compagnia di San Michele, perché questi gruppi si affermano anche politicamente. Quindi era solo per dire che questo è proprio una espressione precisa di questi gruppi sociali che emergono nella seconda metà del 300. Lui era il primo della sua famiglia a essere anziano e realizza
non gli è andata realizzano male. Questo, esatto. Diciamo una scelta sociale. E emergono rapida. Attraverso questa crescita di questi settori della lana, dei panni legati al cambiamento dei consumi. Era solo questo, quindi non era una considerazione. No, va benissimo. E poi questo si riallaccia, diciamo, un altro grande tema, appunto quello della mobilità sociale, che insomma abbiamo imparato grazie a tutto il lavoro che è stato fatto, in primo luogo anche da Sandro, che insomma si riapre qualcosa che fino a un po' di anni fa si riteneva abbastanza chiuso, soprattutto appunto si riapre nella seconda metà del 300. Non so se ci sono altre osservazioni sui temi che abbiamo sentito, diciamo il tema, non voglio dire quello di cosa rientri, no? Di cosa dobbiamo far rientrare nella definizione di produzione artistica, anche se chiaramente questo è un nodo che deve essere insomma, in qualche modo sciolto, soprattutto non tanto teoricamente forse, ma proprio con una aderenza alle fonti che ci presentano l'attività delle botteghe, no? Queste botteghe, appunto, è stato citato proprio il termine, mi pare, da Nicoletta, polivalenti, mi ricordo già i lavori fatti in occasione delle mostre Medice, quel bel catalogo Maestri e Botteghe, in cui diciamo effettivamente allora fu abbastanza rinnovata, no? L'immagine della produzione artistica, della produzione di bottega, in qualche modo, come dire, facendo un procedimento inverso anche a quello rispetto a quello vasariano, no? Cioè noi abbiamo sentito un po' anche qui la costruzione del profilo dell'artista che si distacca dalla dimensione artigianale, insomma dalle artes meccaniche che va verso le arti liberali. Beh, qui diciamo invece proprio la dimensione di una bottega in cui si fa di tutto, appunto si fanno le gabbie da uccelli, si dipingono le gabbie da uccelli, le carte da gioco, poi magari c'è anche la grossa commessa di una pala d'altare o qualcosa del genere. E quello è stato un momento sicuramente importante proprio per capire meglio, almeno per Firenze, quella che era l'attività di queste spesso compagnie, fra l'altro, no? Questo è un altro tema che meriterebbe diciamo di essere approfondito, perché in fondo questo significa che anche il settore delle produzioni artistiche si muove secondo le logiche che sono proprie in questo periodo, diciamo, delle strutture economiche anche degli altri settori, no? Dalle grandi compagnie commerciali, non so, ai calzolai o ai barbieri. E poi un tema forse che meriterebbe riprendere è quello che sempre fu lanciato in quella fase, delle collaborazioni fra artisti diversi, no? Con l'esempio anche dei crocifissi dipinti che appunto mettono insieme i legnaioli e i pittori, oppure il rapporto con i battilori per quanto riguarda le dorature, perché quello a me è un tema che interessava molto, perché anche lì diciamo si dà una immagine delle produzioni artistiche che diciamo fra l'altro sconvolge un po' l'idea, no, dell'autenticità, dell'unicità, della firma dell'artista. Quindi insomma questi sono anche altri temi che sono rimasti magari un po' al margine nel nostro discorso, ma che possono effettivamente rientrare in questo quadro, ecco. Oh, sì, no, ma io volevo provocarvi perché così, cioè, esatto. A un certo punto lui veramente smette di dipingere e fa
la bella vita, cioè è un uomo che ha raggiunto una certa, è famoso in città, eccetera. A un certo punto trovo un documento, perché praticamente funziona così. Questa ghirlandaia è un manoscritto di ricordi della famiglia di questo Alessandro Bigordi, che va a Pisa, sposa una pisana, si trasferisce e praticamente scrive le memorie della famiglia su, utilizzando quelle erano le, diciamo, i documenti che c'erano a casa, perché lui ha questa nostalgia della bottega, di quelli che erano stati i nonni, praticamente dai ghirlandari, cioè da quelli delle ghirlande in poi. A un certo punto, per fare questo manoscritto ci ho messo 10 anni, perché è stato un lascito testamentario di una mia amica che è morta molto prematuramente, che aveva trovato questo manoscritto, me l'ha lasciato da pubblicare, io ci ho messo 10 anni per farlo come secondo me doveva essere fatto. A un certo punto trovo un documento, cercando documenti, e trovo che Ridolfo, mentre non fa nulla, siamo negli anni, prende a dorare dei candelabri, cioè c'è una, diciamo, come dire, elasticità mentale che noi, secondo me, come storici dell'arte, delle volte non raccogliamo, cioè era lavoro, cioè era questa polivalenza, che è una polivalenza che, per esempio, ad Arezzo, non ho potuto parlare, ma ad Arezzo, per esempio, negli anni 70, nel 1470, arriva Bartolomeo della Gatta, che è un monaco camaldolese. Che è un altro tuo cavallo. Un altro mio cavallo, io ho cavalli di battaglia, sempre in marginale. Comunque lui è un grandissimo artista, un altro della Sistina, ma lui, se fosse rimasto a Firenze, sarebbe un grande. Stavo 30 anni a Arezzo e quello la volevo di tanto, insomma. Comunque, no, è quello. Lui, praticamente, la prima cosa che fa quando arriva alla Fraternita dei Laici, gli fanno dorare e colorare delle statue che sono sulla facciata. Dopodiché gli aretini, che sono, come quasi tutti noi toscani, parecchio, cioè guardinghi, cioè sospettosi, a poco fanno di quest'uomo veramente un jolly, nel senso che gli fanno fare tutto. Lui, forte della sua preparazione nella bottega verrocchiesca, lui fa l'architetto, perché la prima versione della Madonna delle Lacrime, cioè della Santissima Annunziata, che è la chiesa rinascimentale aretina, è sua, il primo disegno. Fa gli organi, fa il pittore, fa il monaco camaldolese, tutto quello che gli chiedono lui le fa, da disegni per tutto, le vetrate, qualunque cosa. Questa, diciamo, in una città piccola come Arezzo, questa polivalenza è fondamentale, perché non è una città con grandi botteghe, cioè è una città con 2 botteghe sole importanti, che quella sua e quella di Laurentino. Quindi la polivalenza, il fatto di andare incontro alle necessità della città, dipende sempre da che cosa trovi. Soltanto con alle spalle una bottega come quella del Verrocchio ciò era possibile, semplicemente. Cioè, mi fai venire in mente che c'è un altro poli, cioè noi storici, diciamo, un po' più economici, parliamo della poliattività, non della poliomelite, no, quella no, della poliattività, cioè del fatto che figure, diciamo, di artigiani, comunque di persone inserite nel circuito economico, svolgono più di un mestiere, un doppio, a volte anche un terzo lavoro. E questo però si vede molto di più nelle realtà piccole che nelle realtà, diciamo, maggiori. Quindi anche da questo punto di vista, diciamo, il settore artistico rimane in linea con quella che è l'attività, diciamo, prevalente. Basta scorrere, per esempio, te lo conosci bene, Nicoletta, l'inventario, e non solo l'inventario, ma insomma proprio la, diciamo, i registri, la documentazione dell'archivio della Fraternita dei Laici, e lì si vedono queste strane combinazioni: lanaiolo e soldato, che so, barbiere e orafo,
cose che non trovi in altre realtà maggiori, no? Sì, perché sennò non sentono. Non mi sento. Proprio per questo fatto, grazie, che lui è tutto sommato, cioè, impossibilitato a svolgere efficacemente tutte e due le attività, anche perché poi aveva ereditato da questi fratelli morti anche figlioli, ovviamente. E a un certo punto, quando in questa città arriva, per esempio, Guillaume de Marzia, un altro monaco camaldolese, anche a lui gli fanno fare ogni cosa. Lui arriva come maestro vetraio, così. A Roma, figuriamoci, nella Roma di Raffaello, non gli avrebbero fatto tirar fuori nemmeno il pennello. Arriva Arezzo e gli fanno dipingere addirittura le volte del Duomo. E tutte commissioni, cioè gli fanno fare la scalinata. Cioè è una situazione talmente di non so se chiamarla mobilità, forse no, ma insomma una situazione tale per cui loro, fino all'avvento dei Vasari, chiunque arrivasse in quella città lo faceva lavorare. E qui, ed è una cosa straordinaria. Bottega, avevano la famiglia di lui, cioè di origine, aveva una bottega. No, no, allora quello che è venuto. No, se poi si guardano questi libri di conti, spesso insomma, si vedono la pluriopoliattività, si vede. Basta ricordare che c'è un grossissimo, considerando insomma le quantità, per l'archivio della Fraternità dei Laici, un grossissimo fondo relativo alla compagnia di Micheletto, compagnia nel senso di armati, no? Di Ventura, di Micheletto Attendolo Sforza. E questi sono libri di contabilità, e questa contabilità viene tenuta, come si chiama, di Serviviano, lanaiolo. Effettivamente questo lo faceva, il lanaiolo faceva, gli forniva anche i panni, però nel frattempo gli teneva tutta la contabilità della compagnia, che sta lì parecchio tempo, no? E poi ce ne sono diversi di questi casi, ecco. Quindi, no, c'è anche quello, No, c'è anche quello. Tu considera, Gabriella, che ad Arezzo, per esempio nel notarile, si trovano dei documenti di formazione di società artigianali di vario tipo, e anche a fine 200, inizio 300, dove il notaio scrive mutum aut societas, perché non sa nemmeno bene lui come classificarle. Cioè sono delle società in cui in realtà il lavoro lo mette l'artigiano, colui che ha effettivamente le competenze, l'altro mette i soldi, formalmente fanno una società perché poi dividono a metà gli utili.
utili e perdite. Però il notaio dice, però questo più che una società mi sembra un prestito, questo gli dai i soldi per aprire bottega. Sono tutte queste forme intermedie che sono secondo me un po' tipiche di economie, diciamo, meno, usiamo la parolona, capitalistiche, va. Sì, 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 no, non volevo questi termini ormai coloniali, no, così non... Sì, meno complesse, meno complesse. Vai, Rea. Vieni pure. Una curiosità sempre sulla relazione di Baldini. Queste società costituite da alcuni... alcuni artisti, in che relazione stavano, perché se non ho inteso male, con, a un certo punto hai parlato con l'arte dei medici speziali, nel senso erano poi immatricolati, no, al loro interno, ecco, volevo capire quale nesso vi fosse, perché allora, l'arte dei medici speziali, ora qui abbiamo il maestro, ma è la, quella, diciamo così, più generica tra le arti, dove ci si poteva iscrivere anche più liberamente, cioè, a cominciare da Dante Alighieri, insomma, e tutti frutti, diciamo, sì. Tipo di, non era di medici speciali, sì, ma Santa Maria. Esatto. No, allora, nei rogiti di Matteo di Bigliotto ci sono circa, ed è colpa lo, sempre notaio Franceschi. Di Dante, fondamentale, per studiare gli anni. Allora, praticamente prima della pandemia dice, scrive qualcosa su pittori che vengono citati da Matteo di Bigliotto, io di 200-300 so veramente poco, mi sono messa a studiare e in questi 42 contratti di apprendistato che sono eccezionali, e perché in questi qua ci sono 42 contratti? Perché Matteo di Bigliotto aveva un fratello Lippo e faceva il pittore. Quindi, diciamo, lo portava questi a fare il contratto, cioè all'antidi clientela. E sai anche perché? Perché io non lo so, scusate, visto approfitto delle competenze, perché c'erano altrettanti, anzi di più, contratti di apprendistato di correggiai? No, questo perché no. Perché anche questo, perché poi questo è un notaio, in realtà, fantastico, che lavora per l'arte di Kalimala, che quindi è l'arte dei grandi mercanti internazionali, ed ha tutta una rete di relazioni molto importante, tant'è che ci sono molte notizie sulle grandi compagnie, però ci sono tutti questi atti relativi a questo settore dei pellami, diciamo così. Io mi sono fermata perché lui c'ha altri due fratelli, uno che fa tipo il linaiolo e poi c'è questo, infatti di linaioli ce ne sono, infatti società di linaioli incredibili, e praticamente lui 17 persone in questi, diciamo, contratti sempre, che poi sono tutti raggruppati in un giro d'anni strettissimo, perché poi lui quando arriva a lavorare per l'arte eccetera dice addio a questa forma di, ed è lì che ci sono gli atti su Bruno di Buffalmacco, insomma praticamente si capisce da questi atti che c'è in Nuce una specie di sodalizio prima perché loro arrivano, cioè i pittori entrano nell'arte dei medici speciali nel 15 e almeno a quello che ho visto io non ci si rivolgeva come società, cioè io ho capito, ho ricostruito che c'era una sorta di società non di arte, ma di sodalizio, diciamo così, una specie di compagnia dove c'erano i pittori più importanti che di sei mesi in sei mesi diventavano consoli. E perché apparivano nei contratti di apprendistato? Perché erano loro che confermavano che si andava si metteva a bottega da Pinco cioè si metteva il ragazzo a bottega da uno che era veramente pittore. Dopodiché, quando nel 15 entrano nell'arte dei medici speciali, c'è una sorta di, appunto, c'è
un codice, diciamo un codice, perdonami, comportamentale, che nel tempo viene, che ho studiato e che nel tempo sembrerebbe, come dire, disatteso, sempre tipo non si poteva avere più di due, diciamo apprendisti, cioè c'erano tutte delle regole che poi a poco, cioè, si vede sono assolutamente superate, e non è un caso, perché poi i pittori trasmigrano e le cose più importanti diventa la compagnia di San Luca, quella, cioè infatti, cioè, Perugino per esempio, lui nel 72 aderisce alla compagnia di San Luca, solo nel 99 si iscrive all'arte dei medici speciali, quando poi era già cittadino perugino, cioè lui veramente è delirante, cioè, cioè nel senso, e anche per lui, a proposito delle compagnie, lui già pittore importante, quando va a Roma fa compagnia con uno che si chiama Antoniazzo Romano, che è con cui lavora sempre nel cantiere Sistino. Quindi ogni artista ha una storia a sé. Sì, no, brevissimamente. Cioè, stavo dicendo ad Andrea, questo è un periodo, fine 200, in cui l'assetto delle arti ancora non è del tutto definitivo, no? Perché alla fine, poi sappiamo, la scelta sarà quella di creare 21 corporazioni, Dorian le chiamava politiche. Invece ci sono, e ora non ricordo in questo momento diciamo per quali mestieri, ma ci sono, vengono definite arti, dei mestieri che poi non compaiono un po' più tardi nelle 21, eppure c'è già stato il priorato, ma insomma evidentemente ancora... c'è quello che si... È molto interessante, sì. E questo, però non succede solo a Firenze, ci sono altri casi, e questo, ti devo dire una cosa che mi sono chiesto era sempre... Era proprio il senso mio della domanda finale, era proprio questo, cioè... Parliamo giustamente, anche Alma l'ha detto, di una contiguità del mondo artigiano dentro al quale si collocano questi artigiani che poi sviluppano una dimensione, chiamiamola artistica, parlo proprio in maniera molto brutale. Ma è interessante che non abbiamo, se non erro, corporazioni di artisti. E quindi c'è da capire come vengono a collocarsi e... nell'ambito fiorentino li hanno parcheggiati lì, chiaramente in questo omnibus che era quest'arte dei medici speciali, perché era l'unica collocazione, finivano un po' tutti i mestieri e le professioni che non avevano forse appunto quella connotazione politica. Sì, sì, appunto lì e Por Santa Maria. Interessante molto, perché noi parliamo di questa evoluzione economica, di importanza, eccetera, però poi manca il dato istituzionale. Soprattutto loro fanno una cavalcata, cioè dai pittori di fine 200 fino a Vasari, poi cioè, non parliamo di Michelangelo, non parliamo di Raffaello, cioè questi persone che non sono, cioè sono divinità, non sono pittori. Cioè una cavalcata eccezionale, anche come riconoscimento sociale. Esatto, esatto. Fra l'altro, certo, in una fase, esatto, in cui, proprio questa è la cosa curiosa, no, prego. In una fase in cui invece il lavoro dell'artigiano comincia ad essere svalutato, perché lì si può proprio tracciare una specie di parabola, no? Il Medioevo comincia con una concezione del lavoro manuale che è totalmente negativa, perché viene da quella biblica, per cui è condanna, è fatica, pena, e poi c'è questa rivalutazione, tant'è che si arriva alla categoria delle arti meccaniche, che
poi prende forma soprattutto nel XII secolo, si tocca, come dire, quasi un po' nel momento di maggiore apogeo economico, una sorta di apogeo anche della valorizzazione del lavoro, e poi si comincia a riscendere. In questa discesa, diciamo, c'è una progressiva svalutazione del lavoro manuale, ovviamente meno di quello dell'artigiano e molto di più di quello del salariato, però diciamo nello stesso tempo comincia a distaccarsi da questo appunto lavoro manuale la figura dell'artista, che entra in un'altra sfera e parte, diciamo, con un'altra parabola, no? E questo è, non ha bisogno dell'arte, no. Nasce come artigiano orologiaio, per cui in una famiglia di artigiani orologiai, e quindi poi dopo inizia, le prime case di Le Corbusier riproducono i motivi degli orologi, e è un lavoro strettamente artigianale che poi si evolve attraverso il pensiero, però non c'è una linea netta. E poi questo fatto di una società non ancora tecnicizzata, perché se vediamo, ora noi siamo abituati in Italia, per esempio, dove ogni lavoro, no, è legato poi alla tecnica e quindi a un determinato percorso. Non è così in tutto il mondo. Il più grande architetto attuale, minimalista, Tadao Ando, fino a 45 anni ha fatto il camionista, a 45 anni si mette a fare l'architetto e diventa il più grande architetto minimalista del mondo nel giro di 5 anni. Però minimalista. Sì, certo, è certo. Però nel senso, no, con un livello culturale che non gli viene probabilmente da una preparazione accademica, eccetera. Però come si fa poi a dire cos'è un architetto e cos'è invece un disegnatore? Dov'è il limite fra... No, ma hai mai detto una cosa giusta. È difficilissimo. Perché questo. Comunque anche oggi alcuni artisti rivendicano la loro, diciamo, artigianalità. È così. E quindi è un elemento che rimane. Io proprio ho fatto... come dire, così per passando poi, scusa, una cosa rozzissima, no? per tutto il dibattito dell'Ottocento fra artigianalità e arte, per cui c'è tutta una scuola proprio che mette in dubbio l'esistenza dell'arte in quanto, quindi è difficilissimo questo, ecco. Allora, giustissimo. Federico, facciamo parlare Federico. Ora tu hai sollevato un problemone che qui non si va più a pigliare il caffè. Sì, velocemente. Allora, io non, ecco, non sarei così sicuro che ci sia un'accezione totalmente negativa dell'artigiano, soprattutto di alcune categorie di artigiani, no, perché se prendiamo l'altare di Sant'Ambrogio, età carolingia, lì c'è l'artigiano, sì. Olvinio, che si firma e si fa raffigurare insieme al committente, quindi... C'è una percezione, una consapevolezza della distinzione tra diversi gradi di manodopera e d'artigianato. Sicuramente, perché questo discorso, appunto, è rozzissimo e ignora le differenze interne, no, diciamo, proprio alle categorie artigiane. Però, diciamo, delle tendenze ci sono. E basti pensare che nel Cinquecento non solo il lavoro degli artigiani, ma addirittura quello dei mercanti, in tutta la trattatistica, viene messo in discussione, perché non è, si discute se sia nobile, poi diventa ignobile. Agricoltura e arte. Mi ricorda qualcosa. Quindi sono tendenze, diciamo, di fondo, però con tanti distinguo. Poi chiudiamo, perché altrimenti, anche se ci dispiace, perché... di andare incontro al denaro
bene. Sì, va bene. Allora, se la professoressa Baldini Laura ci dà licenza, noi ci fermiamo un attimo, se non ci sono altre domande, e poi diamo la parola a Gabriella. Grazie.
pare, sì. Bene, allora. Atto conclusivo, lasciamo a Gabriella Piccinni diciamo l'onore e l'onere di qualche considerazione finale, sicuramente non semplice, vista anche un po' l'eterogeneità delle relazioni che abbiamo sentito, però sicuramente noi abbiamo grande fiducia nella tua ma riposta unificante. Grazie a voi. Mi perdonerete un po' perché dirò qualche parola un po' sconclusionata qua e là, qualcuno mi è stato vicino, ho visto oggi ho avuto un piccolo malore, quindi sono stata un pochino, non sono perfettamente centrata, quindi cercherò di fare qualche considerazione insieme a voi per tornare a casa con qualche cosa, soprattutto per me, ecco, più ancora che per voi, perché... si viene, si impara, si fa. Allora io intanto ho cercato di ricordarmi come è nata questa iniziativa tra le attività del centro e se non sbaglio, correggimi se ricordo solo qualcosa, è venuta questa giornata, questo seminario all'interno di un piccolo ciclo che vorremmo dedicare a arte e arte ed economia. È stato il primo appuntamento, arte e religione, e quindi alcuni dei temi già che abbiamo visto dovrebbero essere ripresi. Mi pare di ricordare che poi c'era un terzo, arte e politica, è così? Erano tre, no? Questi. Quindi diciamo siamo dentro una serie di riflessioni che potrebbero alla fine davvero poi darci degli elementi anche in più, forse per riassumere, per rimettere insieme, per pensare a un convegno, magari a una cosa più matura, insomma in una fase un po' più matura, perché noi siamo in una fase da questo punto di vista, mi sembra che la giornata è stata utilissima anche per questo, ancora un po' embrionale, no? Tant'è vero che stiamo discutendo anche di messe a punto, insomma, del nostro ragionamento. Complessivamente forse è mancato qualche tema alla nostra attenzione oggi, o anche qualche area forse anche no, della regione, e forse anche, ecco, questo mi è venuto in mente, qualche contributo comparativo, perché all'interno dei vari interventi sono venuti fuori degli elementi che spingevano alla comparazione, che però appunto non abbiamo, diciamo, programmato all'interno della nostra giornata. Comparazioni all'interno della penisola, forse anche in un quadro europeo. In realtà è davvero quel che ha detto Carocci nell'introduzione, quando ha iniziato dicendo il tema immenso, e forse anche di più che immenso, perché molte di queste relazioni si sono mostrate piene di interconnessioni, cioè hanno portato in tanti luoghi che le collegavano fra sé oppure le collegavano ad altri ambienti e argomenti. Quindi è un tema veramente vastissimo, e perché arte, insomma, è una parola così ampia che raccoglie molto. È come quando si dice mondo religioso, studio quello, ma da quello arrivo ovunque. Oppure quando mi sono occupata di ospedali, quante volte, vero, dove anche Alberto, chiunque si è occupato di storia ospedaliera, si rende conto che attraverso quell'argomento si arriva tutta la società urbana, almeno del momento. Quindi tema veramente molto grande, che però è immenso anche per altri motivi, oltre che la vastità proprio tematica, perché ha portato anche in molti luoghi storiografici, soprattutto nella prima parte della nostra giornata. Cioè, diversamente, molti luoghi storiografici, voglio dire, che la storiografia ha diversamente riempito, ha riempito in modo molto vario. La bibliografia di base non è omogenea, né dal punto di vista delle cronologie, né dal punto di vista delle città che sono state oggetto di studi, né anche appunto dei temi all'attenzione, per cui noi sappiamo che cambiare la cronologia vuol dire cambiare spesso anche il focus geografico, perché studiare una cronologia ci porta più su una città, un ambiente, un pezzo di Toscana,
e un altro invece più in un altro luogo. Cambiare focus geografico significa incontrare temi diversi e così via. In questo Firenze naturalmente insegna, se si parla di Firenze del 400 è sicuramente qualcosa di diverso che se si parla di, che so io, di Arezzo nel 12 e XIII secolo, insomma, proprio come tematiche, come argomenti. Appunto Firenze, appunto, questo ce ne siamo accorti tutti, Firenze e il 400 in alcune relazioni hanno fatto da padrone. Hanno fatto da padroni perché? Hanno fatto da padroni per le fonti, sicuramente, anche per l'oggettivo peso della realtà storica e per la parabola di questa grande realtà urbana. Io direi anche per il grande peso che Firenze continua a avere nell'immaginario degli studiosi del mondo e per la sua, come posso dire, perché la sua storia ci porta a una, soprattutto appunto negli ultimi secoli, cioè dal 400 in poi, a una bibliografia sul Rinascimento, sulla cultura, sul pensiero politico, sull'evoluzione e l'organizzazione politica, che ha lasciato tanti modelli interpretativi dentro le quali chi lavora sul appunto sul 400 fiorentino si trova necessariamente, non dico ingabbiato, ma insomma un po' obbligato a misurarsi. Tutti hanno citato e o utilizzato e o discusso il caposaldo che è rappresentato dal libro di Goldthwait. Giustamente Alberto poco fa diceva, però un libro del quale ancora si discute, quindi beh, vuol dire qualcosa di importante ha dato e ha detto. Io mi sono spesso, scusa la parentesi, appassionata alle varie discussioni destrutturanti. Pirenne è superato, Bloch è superato, Salvemini è superato, tutti sono superati, però passano i decenni, noi siamo sempre lì che ci misuriamo, no, con quelle tesi. Quindi sicuramente tesi grandiose, ecco, perché se ancora per accantonarle le dobbiamo discutere vuol dire che qualche cosa dentro c'è. Io ho sempre detto, ma mi riuscissi a scrivere una cosa che viene così tanto discussa per distrutturarla, che ne parlano ancora dopo 100 anni, sarebbe una cosa di grande bellezza. E quindi questo caposaldo. Allora, tante volte abbiamo discusso, io non sono una filo rinascimentalista, vero Franco? Tante volte abbiamo discusso di quest'uso che invalso spesso anche nella medievistica di chiamare il Rinascimento tutto ciò che si spinge un po' più avanti nel tempo, e a me questa cosa non, come posso dire, mi è sempre sembrata un po' deviante, no? Perché non è ininfluente pensare al 400 toscano come il Rinascimento, perché non cambia solo andando a scrivere di questo cambia anche l'approccio degli storici. C'è una sorta di bibliografia non comunicante a volte, tra anche proprio nel metodo, nel modo di affrontare i problemi, tra chi lavora sul tardo 300 e chi lavora sulla prima metà del 400. È come se entrasse in mondi diversi, non solo dal punto di vista storico, ma proprio dell'approccio storiografico al tema. Per cui in certi momenti io mi affascinerebbe l'idea di studiare il 400 toscano non sapendo quasi niente, o facendo finta di non sapere niente del Rinascimento, per vedere se poi l'analisi sociale la condurremmo con gli stessi strumenti con cui conduciamo anche quella precedente, o se continueremmo davvero a notare anche il cambiamento. Comunque queste sono notazioni assolutamente così personali, però vorrei far notare una cosa, che gli organizzatori hanno proposto una cronologia abbastanza risalente, perché 14esimo e 15esimo probabilmente, anzi sicuramente non a caso, anche per evitare questo magnetismo appunto che il 400 esercita sempre, no? Per cui attrae l'analisi, allora tu tendi a retrodatare o comunque lo scopo invece era quello di mettere un po' al centro il cambiamento, che molti di voi hanno raccolto, penso appunto a Franco, anche a Alma ed altri, insomma, il cambiamento che, guardando, facendo focus sul 300, riesce a essere un pochino più visibili. Allora, insomma, noi non siamo più, direi, dopo questa giornata così sicuri
che questa relazione tra arte ed economia ci dica qualche cosa solamente se la pensiamo all'interno del tema dell'espansione dell'economia, l'espansione dei consumi o la loro trasformazione. Che altro ci può interessare allora come storici del Medioevo? Intanto mi pare di aver visto che tutti hanno scelto di intendere, anche se poi ora prima nella discussione siamo tornati al nocciolo del problema, concretamente tutti hanno inteso in senso molto ampio il concetto di prodotto d'arte rispetto appunto al nostro tema, che è la relazione tra arte ed economia. Appunto la maggior parte dei relatori ha scelto una visione larga, quindi non solo le arti figurative, ma i prodotti di lusso, il vestiario, i gioielli, gli oggetti, almeno di pregio, non come limite diciamo progetto, o anche solamente superflui, qualche cosa di più che serve, di ciò che serve solo a sopravvivere. Superfluo è un concetto che secondo me è veramente in grado di affascinare uno storico, perché capire dov'è la soglia tra il superfluo, e ricordo questo tema l'affrontammo nel convegno sulla ricerca del benessere, no? Che facevamo a Pistoia, che cos'è il benessere e quanto è relativo all'idea di benessere, quanto è relativa all'idea di superfluo. Chi di noi si sente ricco perché c'ha il fazzoletto oggi, no? Per soffiarsi il naso, e poi invece in un'altra dimensione tutto questo può prendere un altro peso. Ne parlava dell'idea di superfluo poco fa anche Federico Cantini, concetto aristotelico, diceva, e a me veniva in mente anche il nostro, la canzone del buon governo, quella che è scritta sotto gli affreschi Ambrogio de Lorenzetti, quando dice utile, necessario e di diletto, no? Questi sono i tre concetti di fondo, e quindi le cose, in quel caso la giustizia è quella che ti consente di godere di ciò che è utile al singolo, di far godere a tutti ciò che è indispensabile per sopravvivere, il necessario, e appunto a chi può l'elemento dello svago, diciamo, comunque delle cose voluttuarie. Quindi l'idea di superfluo ha attraversato un po', no? Tutto questo lavoro, quanto tutto questo è superfluo, amore appunto dell'oggetto di pregio, e quindi cambiamento dello spirito dei consumi, e quanto questo superfluo poi è interno invece alla vita anche delle persone, come riconoscimento di sé, status symbol, costruzione della propria immagine. E intanto questa idea ci fa cercare attraverso la lente dell'economia anche ci ha fatto arrivare le trasformazioni della cultura, della mentalità, appunto del superfluo come status symbol e come strumento di crescita della propria reputazione di privati, di signori, di governi, governo municipale che rafforza l'identità e il senso politico attraverso le architetture, ad esempio l'arte, o come ospedale, quando l'ospedale è un'istituzione che ha bisogno di una reputazione per attrarre la fiducia, che è quella che garantisce la vita all'ospedale sotto vari aspetti. E un altro aspetto che mi sembra sia venuto fuori con chiarezza è questa varietà delle produzioni artistiche, con un dualismo tra i prodotti, almeno non solo quello, ma insomma tra i prodotti su commissione, cioè un prodotto d'arte che viene fatto perché è commissionato, e prodotti per il mercato, o addirittura in certi casi in serie, in cui l'artista si inserisce per rifinire e poi appunto immettere sul mercato il prodotto rifinito. Questi due elementi, prodotti su commissione e prodotti per il mercato, sono serviti a provare a rispondere alla domanda se il mercato delle produzioni artistiche di lusso è in espansione in questo arco cronologico, e se questa espansione, come ci ha detto Alma Poloni nella sua bella relazione,
ne fa o meno un settore trainante dell'economia. No, ha detto lei, comunque non automaticamente, sicuramente è la risposta. Alma ci ha detto, appunto, questo, ha sottolineato questa mancata presenza sul mercato internazionale, ad esempio. Quindi i settori trainanti dell'economia sono altri, questo è quello che è venuto fuori con chiarezza. Il tema, quindi, diciamo, se il problema non è questo, non è questo, comunque la risposta che stiamo dando al problema è che il rapporto tra economia e arte, l'arte è così importante in questo periodo, però non è un settore trainante dell'economia, allora perché cosa è importante studiarlo per noi, no? Perché noi lo studiamo? Ma noi siamo sicuri che l'unica cosa che ci interessa quando studiamo in una prospettiva economica un problema sia la crescita? Siamo proprio sicuri che l'unica cosa che ci interessa sia l'espansione, che dobbiamo inseguire quella nella ricerca storica? Oppure anche la qualità della produzione, la sua organizzazione, della produzione anche artistica, il suo significato, il senso? E così, quindi il tema dei consumi è ritornato naturalmente come un terreno principale, come un tema sociale, direi, più che come un tema economico in senso stretto, non solo economico. I consumi ci riportano al tema dell'organizzazione della società. E chissà qui che c'ho scritto. Non si sa, che ci sono degli sgorbi più o meno poco identificabili. Comunque sicuramente, ecco, qualche cosa in questi sgorbi voleva dire che siamo andati un po' tutti in cerca di un significato di questi consumi come indicatori dello status, insomma, dello status sociale dei ceti. Alma ha usato una frase molto bella, mi è piaciuta, me la sono segnata. Dice: a fine 300 in aumento la platea di chi ambisce. Chi ambisce è stata una bella, bella definizione. Quindi anche se ancora non siamo di fronte all'espansione, questo aspetto, che è un aspetto appunto tipicamente sociale dell'ambizione, ambire a qualche cosa, mi è sembrato che sia entrato in gioco per aiutarci a capire. Allora, l'analisi sociale delle professioni artigianali, la produzione artistica come un pezzo di quella artigianale. Nell'ultimo dibattito abbiamo parlato dell'apprendistato, delle botteghe, dell'organizzazione delle società, delle collaborazioni, e questo è un passaggio importante. Noi abbiamo bisogno di dati, ecco, io alla fine di questa cosa questo vorrei dire: abbiamo bisogno di dati raccolti con il metodo consolidato dell'analisi sociale. Chi investe, quando, quanto, come, perché, quanto produce occupazione, se la produce. Andare a cercare proprio la raccolta del materiale. A me pare che altrimenti noi ci inchiodiamo negli schemi interpretativi, ma poi il quadro che abbiamo ritirato fuori dalla regione alla fine era tutto a pezzi e bocconi. Tanta Firenze, un pochino di Siena, ogni tanto un po' di Pisa, ogni tanto un po' d'Arezzo, non per gli stessi argomenti. E quindi un quadro poi carente di coerenza. E allora io l'appello che faccio è questo: rimettiamoci a lavorare, andiamo a cercare nei notai, che sono quelli che ci raccontano di più, e gli inventari della gente comune delle città e anche dei territori, perché noi abbiamo fatto molto fuoco sulle città, centri maggiori, e ci sono tanti centri intermedi nella Toscana, poi minori, poi piccoli, poi ci sono anche le campagne, in cui ci sono anche assolutamente persone benestanti. E quindi andare a cercare in questi inventari. Io un paio d'anni fa, l'anno scorso, ho fatto un corso con i miei studenti in cui ho messo brutalmente tra le mani degli inventari quattrocenteschi pupillari, che erano pieni, abbiamo selezionato solamente un pochi di botteghe artigiane, cioè di orfani di artigiani, di vari tipi di artigiani, e queste case anche di artigiani, cioè medi, assolutamente medi, erano pieni di oggetti appunto superflui, e gioielli, oggetti, piccoli oggetti d'arte, immagini della Madonna, piccole statuine, la scacchiera
per giocare, cioè una serie di cose che riempivano e davano vita, che hanno riempito, hanno dato vita a questi inventari dettagliatissimi, che secondo me meriterebbero, sono pieni i nostri archivi di questi inventari e fondi pupillari, di essere ripresi in esame per aumentare proprio l'informazione sui prodotti artistici proprietari, che sono di proprietà artistici sempre nel senso lato, quindi lo diciamo, insomma, quindi di oggetti un po' di pregio che sono proprietari, che sono di proprietà di persone di ceto medio, insomma. Di ceto medio e quindi ecco, io credo che questo tema del ripartire dalla raccolta dei dati è quello che può fare la differenza e può farci ripartire con la possibilità di fare concreti passi avanti nelle nostre conoscenze. Allora, perdonatemi se non aggiungo nient'altro a questo modestissimo contributo che ho dato, ma veramente non ero in grado di fare molto di più oggi per motivi vari, però vorrei chiedere a Laura Baldini se viene un attimo a fare il suo saluto, che aveva anche un contenuto particolare oggi. Dunque, io intanto voglio ringraziare tantissimo per questa giornata che ci apre degli orizzonti nuovi, importanti, perché hanno anche un forte carattere di attualità, perché il pensare al passato veramente oggi ci ha permesso di collegare, anche se certamente andrà approfondito, migliorato, però di collegare strettamente i problemi dell'oggi alle radici che possono esserci nel Medioevo. Quindi grazie davvero in più questo apporto diverso, non solo storico, ma anche questo richiamo all'architettura, richiamo alla pittura, è veramente una cosa molto importante per noi, molto bella. Grazie davvero. Io colgo anche l'occasione per rivolgere un ringraziamento alla nostra segretaria. Alla nostra segretaria, vieni Cristiano. Sì, colgo proprio questa occasione perché io la devo moltissimo ringraziare, credo a nome di tutti noi, a nome del comitato scientifico del CDA, perché Cristiana sta finendo il dottorato e quindi chiaramente ora gli impegni sono tanti e anche il tardo Medioevo comporta tanto sacrificio. Lo facciamo con entusiasmo, ma indubbiamente costa molto e lei ha dato tantissimo al centro. Quindi è semplicemente un pensiero, però di cuore, con tantissimo affetto. Ti facciamo tanti auguri per il futuro, davvero se l'è meritato tantissimo. E io apprezzo molto anche questo apporto dei giovani. Io torno sempre su questo discorso perché per me è molto importante. E si dice generalmente che i giovani si perdono, no, ci sono dei giovani seri che lavorano, che si danno da fare e credo che questi nostri incontri lo dimostrino ampiamente, perché anche durante i convegni, durante i seminari abbiamo ragazzi che insomma ci danno grande speranza per il futuro, ma non è retorica, è proprio la verità. Quindi io ringrazio i professori perché veramente senza di loro non faremo niente. Ringrazio tanto i ragazzi che vengono e noi cerchiamo quanto più possibile di accoglierli dando quello che possiamo, però speriamo che si trovino bene e che tornino sempre a Samignato e soprattutto che alimentino l'amore per la storia, per la conoscenza, per il sapere. Quindi grazie davvero e vorrei anche presentare, vieni Laura, sì, ora lei è nuova però, ecco, perché noi abbiamo già pronto, non per sostituirla Cristiana, perché Cristiana ci seguirà ancora e aiuterà lei ad acquisire esperienza. Lei è Laura Luperini, no, fermati, ecco, voglio dirlo, perché anche lei è una ragazza che studia, che si impegna, che si dà tanto da fare, una lavoratrice accanita, perché è davvero una lavoratrice accanita, quindi le persone che piacciono a me, ecco, a me tanto, e se il Centro Studi Tardo Medioevo può dare queste opportunità, tanto meglio, vero? Grazie davvero. Forza Laura.
chiudi. Lui sì, io però permettetemi, devo ringraziare Franco Franceschi perché si è dato moltissimo da fare. Allora, tutte queste collaborazioni che facciamo anche con le istituzioni, tutte le volte i professori del comitato scientifico vengono all'Università del Tempo Libero e qui abbiamo la signora che viene sempre dell'Università del Tempo Libero e abbiamo sempre grande soddisfazione perché vediamo che le persone seguono volentieri e loro si prestano veramente anche con un linguaggio accessibile veramente a tutti, alimentano tanto entusiasmo. Davvero grazie Franco e grazie per aver organizzato questa giornata. La professoressa Piccinni conclude perché lei va via. Buongiorno, buonasera. Ce l'ho il microfono. Va bene, allora ci salutiamo, concludo in questo senso, ci salutiamo tutti e ci rivediamo al prossimo giro. Arrivederci, grazie. Non l'ho detta, ma è importante. Sabato abbiamo l'incontro con l'IT Cattaneo, l'ITC Cattaneo per il progetto a scuola d'archivio. Noi lavoriamo molto con le scuole e particolarmente questo progetto ci sta a cuore perché addirittura sono anni che lo portiamo avanti con ragazzi dell'istituto tecnico che vanno all'archivio e hanno contatto con i documenti, fanno storia attraverso i documenti. Sabato mattina li presentiamo i loro lavori proprio all'auditorium del Cattaneo e sono due classi che hanno lavorato all'archivio su problemi di grande attualità per il Medioevo ma anche per l'oggi. Davvero grazie. No, ma io non ho da dire, non ho da dire niente veramente, posso solo una battuta, ma veramente una battuta, poi ce ne andiamo. A parte grazie a tutti quelli che sono intervenuti e a chi ci ha ospitato come sempre con grande affetto, direi. Sì, molto. Oltre generosità. Riprendo una cosa che ha detto Gabriele, cioè che forse è un tema che vale la pena, su cui vale la pena di continuare a lavorare e forse anche di pensare ad un futuro convegno, anche perché noi l'abbiamo molto impostato sui consumi e sulla domanda, però sappiamo bene, ora è proprio il momento di rimettere insieme domanda e offerta, è il momento di rimettere insieme i consumi e la produzione con tutto quello che segue. Quindi diciamo era giusto fare questo, dare secondo me questo taglio. Abbiamo bisogno, come dicevi tu, di ricerche anche più puntuali, però credo che, come anche ha osservato Laura, questo incontro apre delle prospettive molto interessanti. Davvero. Grazie, grazie davvero. Thank you.